Siamo all'osservazione 557, vero o no? Sì, mi dice la Antonella, quindi prego, assessore. Sì, apro il registro delle osservazioni, eccolo. 557 abbiamo detto. Allora, l'osservazione 557 è relativa ad un'area al Lido di Maiore. Si parla di una previsione urbanistica già presente in fase di adozione. E si osserva che diciamo, rispetto a questo tipo di previsione, si rende necessario porre particolare attenzione all'aspetto paesaggistico, relativo quindi in particolare al cono visivo e all'aspetto appunto di impatto ambientale paesaggistico. E sostanzialmente l'istruttoria di non accoglimento, non in ragione della non condivisione delle esigenze, che invece sono diciamo apprezzabili positivamente, ma in ragione del fatto che questo tipo di questioni, cioè l'impatto paesaggistico ambientale, è rimandata allo strumento attuativo, cioè è nel momento in cui ci sarà la progettazione, diciamo, di dettaglio che bisognerà appunto valutarla per garantire quei valori che l'osservante segnala. Quindi questo è il primo caso, mi corregga l'ufficio se sbaglio, di un soggetto, diciamo, diverso dal proprietario dell'area che, diciamo, no, fa un'osservazione, su un'area, di cui non è proprietario, ma, diciamo, in modo del tutto legittimo, no, da cittadino. Ci solleva delle esigenze di carattere generale, no? E forse è il primo caso che ci capita rispetto alle schede norma, quantomeno. E la risposta, insomma, è quella che vi ho detto, cioè le esigenze sono ovviamente apprezzabili, non pregiudicano, secondo noi, la previsione adottata, si tratta poi nello strumento attuativo di far sì che l'intervento sia rispondente a quei valori. Ma quindi in definitiva lui che chiede? Che sia spostato l'immobile? Allora, ora non so se l'Antonella ha aperto l'osservazione, la richiesta finale possiamo anche verificarla direttamente sull'osservazione. Lui poneva. Allora, lo vedete il cerchio? Vedete? Abbiamo questo edificio, vedete con il raggio segnato di giallo? Sì. Notate? Sì. Ecco, lui sul davanti, vedete bene che c'è la TT 1.1. Mi sembra, TT 1.1. Sì. E dice appunto quelle cose che aveva spiegato l'assessore. Cioè, Riccardo, lui sostanzialmente è chiaro che parte da una prospettiva di carattere particolare, no? Lo vedi, fa vedere il cono visivo rispetto al suo edificio, per porre un problema di carattere generale. Ora, qui non è che rileva tanto la tutela del cono visivo, diciamo, del singolo, no? Nel senso che il singolo ci sono delle regole sulla distanza tra gli edifici, eccetera.
di carattere igienico-sanitario, eccetera. È vero che questa è un'area, no? Vicina al mare, in un contesto ambientale di un certo tipo, quindi è vero che le esigenze che lui pone possono essere anche apprezzabili sul livello di carattere generale, no? Ed è quello che gli abbiamo risposto. Dopodiché è chiaro che la tutela, diciamo, di uno spazio visivo, che è quello del singolo cittadino rispetto alla sua abitazione, non è una questione che può essere apprezzata in termini generali. In termini generali può essere apprezzato un corretto inserimento dell'intervento. E questo è il senso della risposta, insomma. Sì, ma lui dicevo, ma ci sono gli spazi perché questa previsione sia fatta da un'altra parte? Non credo. No, ma poi lui non è che propone un'altra Che area. propone che non si faccia questa previsione? Lui pone un problema, no? Dice, avete fatto questa previsione e no, vedete, vedi, io dice, c'ho un cono visivo che mi viene Capito. pregiudicato. Poi non è così banale perché pone un problema più di carattere generale. Però il problema più di carattere generale che pone, a giudizio, diciamo, no, dell'amministrazione, può essere affrontato e risolto in fase attuativa, che però È lì che non capivo, scusa Simone. non significa la tutela del cono visivo della casa, significa la tutela del cono visivo, diciamo, in termini generali, se lì c'è un cono visivo, no, verso le acquane o verso il mare. Cioè, quello che il PIT tutela è la visuale delle acquane, è la visuale del mare, non ovviamente il cono visivo dei singoli, no? Quindi, diciamo così, siccome è vero, perché uno gli avrebbe anche potuto rispondere, no? Vabbè, ma il cono visivo della singola casa non è un elemento rilevante, però siccome mi pare di capire e di vedere che l'osservazione era più, diciamo, attenta a un interesse anche di carattere generale, giustamente l'ufficio ha detto, cittadino pone, diciamo, delle questioni serie, che naturalmente potranno essere affrontate e risolte correttamente nell'ambito attuativo degli interventi. Ecco, non credo che proponga Ah, è lì, un'altra area, anche Simone, perché. è lì che non riesco a capire io, Simone. Come possono essere viste quando si fa il piano attuativo? Se c'è la previsione, ormai così è. Come lo modifica il piano attuativo? Come Modificando chiudito, l'altezza, sì. no, l'ingombro planivolumetrico dell'edificio, no? Cioè la sua Ma volevo capire collocazione questo del. aspetto. Volevo capire questo aspetto, ho capito. Te lo spiego, diciamo, in modo semplice. L'ingombro planivolumetrico dell'edificio, no? Non lo dà la scheda norma, lo dà il progetto edilizio, no? Cioè, nel senso che te un edificio lo puoi fare a un piano, a due piani, no? Lo puoi fare con una certa sagoma piuttosto che un'altra, no? Noi gli diamo dei parametri nella scheda norma, gli diamo un'altezza massima, gli diamo una volumetria, gli diamo una superficie, ma come poi verrà organizzato, no, l'intervento sotto il profilo planivolumetrico, lo si vedrà nello strumento attuativo. Tra l'altro, controlliamolo, ma qui abbiamo, credo, previsto un piano attuativo, quindi un piano sul quale, Riccardo, per essere chiari, il cittadino potrà fare osservazioni, cioè l'abitante di quella casa. Sul piano attuativo che un domani sarà adottato dal Consiglio Comunale, potrà fare le sue osservazioni ulteriormente, ok? Quindi ecco, l'unica cosa, magari controlliamolo, dico all'ufficio, che lo strumento attuativo sia un piano attuativo, scusate il gioco di parole, nel senso che magari, se non lo dovesse essere per un qualche motivo, potremmo accogliere l'osservazione in questo punto, cioè nel tipo di strumento, no, che lo può tutelare maggiormente rispetto alla possibilità di fare delle osservazioni anche in futuro. Non so se mi sono spiegato. Si è spiegato, ma io ti voglio dire un'altra cosa allora. Dico, il piano attuativo quando verrà fatto, che dovrà passare anche dal Consiglio Comunale, se qui nella scheda norma prevediamo 12 metri e mezzo d'altezza, faccio un esempio, quello è, non è che può No, andare. no, no. Ci Ah sono no? due livelli, Riccardo. Uno è l'ammissibilità dell'intervento. Uno è la scelta dell'intervento. Se il comune sceglie la strada del piano attuativo,
Il consiglio comunale, come dire, senza esagerare, perché è chiaro che non è che si può sostituire al progettista, però ha voce in capitolo su come si fa l'intervento. Ci mancherebbe altro. I piani attuativi si fanno apposta, Ah, ok? no, E pensavo che si... ti dico anche di più, cosa ancora più importante, avrà voce in capitolo la sovrintendenza qui, perché siamo in una zona a vincolo paesaggistico. Per cui non è che alla sovrintendenza se è prevista un'altezza massima di, non mi ricordo quant'è, qui hai detto te 12 Detto a metri. caso io, ho detto a caso io. Ora controlliamo magari, ma insomma, al di là dell'altezza massima prevista, poi il progetto edilizio deve ottenere il parere favorevole della sovrintendenza, per cui la sovrintendenza potrebbe anche dire, proprio a tutela di quei valori di cui parla il cittadino, potrebbe anche dire, guarda, l'edificio me lo fai più largo e meno alto, oppure lo sviluppi in altezza, però no, ti metti allinei, diciamo, ad un edificato in modo tale che, diciamo, l'ingombro visivo è inferiore. Cioè, questo poi si vedrà, perché ora lui, giustamente, l'osservante guarda alla sua proprietà, ma ci sta anche che invece lì magari il tono visivo ci sia, ma ci sia in una proiezione che non è quella dell'edificio dell'osservante, magari. Cioè, è spostato, non lo so, ecco, ci sta anche che sia già compromesso lì il cono visivo, perché comunque di case ce n'è. Quindi questo è un aspetto. Poi teniamo conto che sì, siamo vicini al mare, ma lo vedi, Riccardo, siamo comunque insomma nelle strade interne, non davanti al mare, no? Lo vedi? È tutto circondato da edificazioni, questo lotto, per cui ci sta anche che il cono visivo non ci sia, dal punto di vista, dico, dello sguardo sulle acquane. È un aspetto che andrà, diciamo, valutato, non lo valuterà solo il comune, peraltro in fase attuativa. E il consiglio comunale ha voce in capitolo, perché se il consiglio comunale non vuole votare il piano attuativo, non lo vota e non si va avanti. Quindi magari Fabrizio ti chiedo una conferma del fatto che qui è previsto un piano attuativo. Se no, su questo punto, secondo me, potremmo anche accoglierla l'osservazione, no? Ma se... Frate, che TU è? È la Mamma mia. TP1. Simone, È però previsto la zona alberghiera, è quella lì. TT, quindi, è una TT. è una TT1, è la TT1.1. 1.1. Simone o Fabrizio? Piano attuativo di iniziativa privata. Perfetto, quindi diciamo è lo strumento massimo di tutela che possiamo offrire. Ecco. Vi volevo domandare una cosa, la previsione è articolata su tutti i lotti in questo caso, no? Cioè sui due, sulle due aree, diciamo, una a L e una rettangolare, Sì, mi pare. esatto, sì. Va bene. Sì, l'abbiamo anche già vista questa previsione, vi ricordate? Non mi ricordo se... Ah sì, forse si ha ragione, sì. L'abbiamo già vista perché, diciamo, l'osservante proprietario aveva chiesto, diciamo, delle cose in più rispetto a quelle che avevamo immaginato. Non mi ricordo se aveva chiesto delle cose in più o delle cose in meno sotto il profilo della perequazione pubblica. Comunque, aveva chiesto delle modifiche. Quindi l'avevamo già vista. E Antonella, se sposti il riquadro dell'osservazione del cittadino, sposta una brava. No, così lo vediamo per intero. No, volevo vedere quello che c'è sotto, Antonella. Ecco, vedete, ve lo ricordo, la TT1.1 è quella collegata all'area verde dove c'è sempre la solita sigla, TT1.1. Ma l'abbiamo già vista in commissione, poche commissioni fa. Va bene, ci sono interventi? Bene, si può procedere. 538.
No, ma scusa, 557 era questa. 558 è quella dopo, no? No, È la 559. 559, mi pare, giusto? Sì. Ma non è uguale. Sì. 59, sì. Mi sembra identica, forse l'ha presentata due volte Antonella. Sì, sono due osservazioni con due protocolli diversi, ma il risultato uguale. Ok, 560. Allora, qui è la proposta di una piccola scheda norma in via Sarzanese a Capezzano. Siccome l'istruttore è di accoglimento, si fa prima di andare a vedere direttamente la scheda norma che sarebbe stata inserita. Ovviamente qui ricorda la commissione, anche per la linea, diciamo che la commissione, in modo a mio giudizio condivisibile, ha intrapreso che si tratta di valutare intanto l'elemento dell'interesse pubblico rispetto all'opera pubblica e poi tutti gli altri elementi che sono l'equilibrio economico e finanziario, l'impatto ambientale, eccetera. La scheda è questa, vedete, siamo in via Sarzanese, tra via Nostra Signora e via del Paesetto. Quindi ovviamente l'aspetto da valutarsi è se lì serve un parcheggio o no. La scheda prevede 600 metri quadrati di fondiaria che si traducono in 180 di edificabile a destinazione residenziale per un numero di unità immobiliari massimo di, credo, 2, scusate. E per quello che riguarda la parte pubblica, rimani sopra, Antonella, resta sopra, resta sopra. Vedete, sono 600 metri quadrati di parcheggio e possiamo andare a vedere l'aspetto perequativo nel dettaglio. Vedete, è prevista la realizzazione e cessione del parcheggio. Quindi, due unità immobiliari a fronte della realizzazione di un parcheggio di 600 metri quadrati, in fronte alla via Sarzanese, nella zona immediatamente dopo via Nostra Signora. Questa è la proposta di scheda. Tanti la vorrei andare a vedere su Google. L'Antonella lo sapeva e c'era già. Appunto. Eccola lì, Riccardo, vedi? È questo rettangolo, trapezio, diciamo. Posso? Certo, vai, vai. Ma in quella zona lì non c'è già un altro parcheggio lato monte dove è sempre che il parcheggio è sempre vuoto o mi sbaglio? O leggermente più avanti? Appunto. Di una B2 mi pare, vero? Probabilmente sì, comunque ce n'è un altro che è sempre vuoto, perché sono passato anche a mezzanotte, è vuoto quello lì. Non, se passo di macchina non c'è mai. Mezzanotte è pericoloso, eh? Vabbè, ora per me può essere pericoloso, quando venivo dal lavoro era normale, anzi ero in anticipo, a mezzanotte era presto. Sì, ho capito anch'io quale dici, Graziano. Tra l'altro si vedeva, Antonella, se torni nel PO si vede. No, no, al di là di Google, proprio anche nel PO si vede il parcheggio esistente. Sì, ce ne sarebbe un altro, grosso modo, un altro terreno comunale,
lì all'ingresso di via Ceppeto, mi sembra che sia, che c'è un altro terreno del comune. Quello è proprio comunale, quindi voglio dire, se tu vuoi fare il parcheggio lo fai lì, vedi senso. Non c'è neanche un altro in via Paesetto. L'imbocco di via Paesetto, ho sbagliato io, l'imbocco di via Paesetto. Qualcun altro? Io intervengo in fondo. No, io dico solo questo. Intanto andiamola a vedere. Certo. No, io dico soltanto questo. Come ho detto in partenza, va valutato l'aspetto dell'interesse pubblico. Se questo interesse pubblico non c'è o è molto, come posso dire, opinabile, è chiaro che questa osservazione forse va messa per parità di trattamento con altre in fondo, diciamo, no? A quelle che sono sospese e poi decideremo in fondo, insomma. Mi sembrerebbe, poi valuti la commissione. Io non sono onestamente in grado di valutare se quel parcheggio serve o no. L'istruttoria fatta con i lavori pubblici era positiva, però, come dire, sicuramente non si può dire che è un'opera inutile, però capisco anche che se questo parcheggio che si vede qui è sempre vuoto, che distanza c'è fra questi due parcheggi, grosso modo? 100 metri, 200. Ora, io, siccome come avevo già dimostrato, non sono capace a prendere misure con l'occhiometro, però è lì vicino. Ma ce n'è meno, Graziano, di Vabbè, 200. allora. E ti ripeto, c'è un altro terreno lì a pochi passi. Oh. Sì, quello è un via Dirigi al Paesetto. microfono. C'è qualcuno che vuole intervenire, no? Degli altri consiglieri? Alberto. Io sì, grazie Presidente. Io ritengo anche io che sia da bypassare, o meglio, da mettere nel limbo sostanzialmente, mettere in quelle osservazioni da rivalutare. Perché? Siamo comunque sulla Sarzanese, una strada dove sostanzialmente lì non ci sono neanche marciapiedi, fra l'altro, e quindi il traffico scorre abbastanza veloce. L'ingresso e l'uscita è piuttosto difficoltoso. Nell'eventualità ci fosse un parcheggio, e non ci sono motivazioni per farlo perché lì non ci sono neanche sostanzialmente attività commerciali nelle immediate vicinanze, e per immediate vicinanze intendo 200-300 metri, non 50, 40 o 30. Fino a 200-300 metri per parco non c'è niente. Il parcheggio che diceva Graziano è quello davanti alla lottizzazione, no? Sostanzialmente, per intenderci, davanti a Robel Barbiere, no? Dove ci sono due o tre attività, e è sempre sistematicamente vuoto perché, fra l'altro, è nascosto anche da quella siepe, quindi non è né opportunamente segnalato, e è nascosto anche dalla siepe del verde. Ci sono sempre 4-5 macchine. Per ultimo, e non meno importante, come dicevano loro, lì all'inizio di via Paesetto, in previsione di quella piano attuativo, sarà previsto l'allargamento della strada e la realizzazione del parcheggio, dove giustamente e prontamente l'Antonella sta evidenziando, e quindi ritengo che per quella zona lì sia sufficiente come numero di stalli, nell'eventualità vada in porto anche quel parcheggio di via Paesetto del piano attuativo. L'ho detto. Qualcun altro? No, quindi no, domandavo io una cosa a Simone, quindi la mettiamo nelle osservazioni da rivedere in fondo con la Mi sembrerebbe la scelta più corretta in relazione ad altre osservazioni, diciamo, analoghe. Zitti.
Sì, credo che vada accolto. Scusate, scusate il ritardo, signori, sono entrata ora. Ciao Michele. Ciao, Michela. Sì, credo anch'io che vada accolta questa proposta qui. Io condivido le indicazioni che sono arrivate da Graziano e anche quelle di Alberto rispetto all'opportunità di avere un'altra area parcheggio in questa zona qui. Mi sembra tutto sommato anche, insomma, un settore che rimane a questo livello, ecco. Nel digiovamento un po' tutto l'assetto generale anche della Sartanese in quel tratto lì che ha diverse intersezioni, e forse mettercene un'altra, non so se non è motivato da un interesse pubblico, che senso abbia. Allora procedo oltre. 500 Sì. Scusa un attimo, volevo capire, commissione, quindi si mette sospesa questa da rivedere insieme alle altre? O non Sì, ancora? abbiamo un elenco di Sì, va derivazioni bene. su cui ci sono delle eccezioni rispetto alle valutazioni di interesse pubblico, no? Che sono emerse durante l'esame. Allora, mettiamole su quelle e poi si rivalutano. Cioè, tutte in questi termini, diciamo, di normativa speciale, no? Delle scale nord. Allora, 568. Siamo a Camaiore nella zona di via Romboni. Si chiede l'inserimento di una scheda norma con realizzazione di parcheggio pubblico. L'istruttoria sarebbe di non accoglimento perché si impegna solo esterno al territorio urbanizzato e quindi non è ammissibile. Questa è Questa l'area. andiamola a vedere, con Google. Sì, l'andiamo a vedere, Riccardo, ma qui lo spazio, diciamo, della commissione di valutarlo non c'è, ecco. Casomai l'unico aspetto è segnalarlo per il futuro se ci fosse un Scusa, interesse. Simone, se lui realizza un parcheggio pubblico, c'è No, lui l'utilità. chiede l'edificazione e il parcheggio. E l'edificazione è possibile, capito? Siamo nel territorio rurale, per quello ti dico. Sì, no, ma per capirlo, scusa, ma se c'è un interesse pubblico, si è sempre detto di sì, no? No, no, nel territorio rurale no. Si è sempre detto di no. Sempre detto di no. Ah, ho fatto confusione io. Vedi, è questo qui è esterno al territorio urbanizzato. No, l'unica cosa, lo dico sempre per Riccardo, correttezza. quando è in contrasto col piano strutturale, si è sempre detto di no. Cioè, Sì, no, 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 ma è chiaro. No, l'unica cosa, Riccardo, lo dico per correttezza, a volte abbiamo detto c'è il contrasto col piano strutturale, però l'osservazione è meritevole di attenzione per il futuro, no? Qui non abbiamo detto nemmeno questo, quindi ecco, questo casomai sì, nel senso che se la commissione ritiene invece che possa avere una sua meritevolezza, diciamo, tale No, per ma cui. volevo capire bene dov'era questo terreno qui, ora ho capito bene. Ok. Scusa, nel territorio rurale, cioè al di fuori del territorio urbanizzato, la nuova residenza non è ammessa. Quelle che abbiamo messo, che erano comunque interessanti come proposte, non ricordo che chiedessero un residenziale, ma magari altri usi. Sì, è Sì, ho vero, fatto ma no, confusione io. è anche vero che qui siamo al confine col territorio urbanizzato, no? Non siamo in mezzo alla campagna e quindi, in teoria, un'amministrazione nuova valutando diversamente il limite del territorio urbanizzato potrebbe anche ragionarci sopra, così come potrebbe ragionare di farci un parcheggio, no? Senza la parte residenziale. Quindi io lo volevo solo segnalare alla commissione, ecco tutto qua. Poi ho capito che te che dici che noi fino ad ora non abbiamo, diciamo, fatto indicazioni di questo tipo quando c'erano impegni esterni al territorio urbanizzato di carattere residenziale. Perché? Perché, così lo spiego meglio anche alla commissione,
giudizio di Fabrizio, della Manora, insomma dell'ufficio, il territorio urbanizzato passa di lì. E se passa di lì, siccome questa è una valutazione tecnica, non è valutabile nemmeno per il futuro, ok? Non so se mi sono spiegato. Quindi la Manola dice ci sono modifiche al piano strutturale che sono fattibili perché magari si tratta di fare una copianificazione. Ci sono delle modifiche al piano strutturale che non sono fattibili perché se il territorio urbanizzato passa di lì e questa valutazione è corretta, non è che domani lo puoi spostare, insomma, ecco. Almeno che tu non sia in una situazione borderline discutibile, allora magari ci puoi ragionare per il futuro. Quindi la Manola ci stava segnalando che fino ad ora, appunto, per questo motivo non sono state date indicazioni per il futuro, ok? Avevo capito che era in un altro posto, ora invece l'ho visto dove si trova. Allora, 569. Siamo a Montebello, in località Versona. Si chiede. Ma allora, questa è un'osservazione un po' particolare perché qui si chiede che alcuni fabbricati esistenti vengano classificati e schedati per poter valorizzare e riqualificare gli stessi. E poi per un edificio viene chiesto di individuare un'area di pertinenza a valle della strada esistente e poi c'è un'indicazione sull'RU. E niente, qui si fa riferimento al fatto che questi edifici potranno fare gli interventi previsti dall'articolo 47, se è quello giusto, indicato dal cittadino, perché non c'è una schedatura. E poi probabilmente c'era però la richiesta di introduzione, vediamo un po' se mi sono saltato un pezzo della sintesi, no. Ecco, per un edificio era chiesto di individuare un'area di pertinenza a valle della strada privata esistente dove intervenire con un'eventuale sostituzione edilizia, visto che la particella per forma ubicazione è difficilmente utilizzabile. Ma dalla sintesi Manola non si capisce, loro proponevano una scheda norma perché se no non capisco il perché è qui. Proponevano una scheda norma in pratica perché dice per un edificio si chiede di individuare un'area di pertinenza a valle, perché questo era anche un piano attuativo che era stato rilasciato e poi mai attuato. E Però quindi. allora, no, dicevo, magari la sintesi sistemiamola poi perché non, come ti posso dire, almeno per me non è evidente che chiedessero una scheda norma, lo capisco dalle istruttorie, ecco, che la chiedevano. Sì, va bene, la ricontrollo. Comunque, l'istruttoria è questa, che a giudizio dell'ufficio la proposta non riveste particolare interesse, quindi magari andiamo a vedere, insomma, l'osservazione, andiamo a vedere anche il luogo in cui si colloca. Eccoci qui. Passiamo Sei qua? laggiù. Siamo in località Versona, Montebello. Ma Con loro voi. chiedono una scheda norma di carattere produttivo. No, Perché se chiedono un no. residenziale è in contrasto con, ma perché forse c'è un fabbricato Perché chiedono, esistente? vedi, che la destinazione d'uso ammessa sia turistico-ricettiva. E o residenziale al Un punto fabbricato esistente oppure in alternativa, come chiedevano loro, su una sostituzione edilizia da un'altra parte, cioè nell'otto, ma comunque spostata, ecco, a quanto capisco. sì, ma probabilmente come ha rilevato giustamente l'assessore, probabilmente
In effetti, ora c'è l'osservazione anche, vediamo se nell'osservazione dice qualcosa di diverso, lo puoi ingrandire un pochino. Quindi se posso riassumere, vediamo se ho capito bene, perché ora diciamo credo di aver colto bene. E allora, sostanzialmente qui si parte dagli edifici esistenti. Questo è il motivo per cui non c'è un contrasto col piano strutturale e con la legge regionale, perché se no l'istruttore sarebbe stata come quella che abbiamo visto prima, no? Nel senso che qui siamo chiaramente nel territorio rurale e la nuova edificazione, quella residenziale è vietata e il resto va copianificata. Però qui si parte da un edificio esistente, se capisco bene, cioè da edifici esistenti. Quindi loro chiedono, se capisco bene, un quid pluris rispetto a quello che gli consentono le norme, in cambio di un parcheggio pubblico. E quindi con una scheda norma che sarebbe cascata nel dimensionamento da recupero, sostanzialmente. Allora, preso atto di questo, l'istruttoria, diciamo, rileva che non c'è un interesse pubblico lì ad avere opere pubbliche e quindi che la scheda norma non ha ragion d'essere e che quindi loro potranno fare su quei fabbricati quello che la norma li consente in quali fabbricati esistenti inquadrati in una delle norme del piano. È corretto? Dove dice del parcheggio pubblico? Scusa lui, dove è scritto il parcheggio pubblico? Non lo so, vediamolo. No, non lo dice nemmeno, c'è ragione di Riccardo. Almeno a vedere da qui non lo dice. Torniamo su. Alberto ha chiesto la parola. Sì, un attimo, Presidente, magari verifichiamo quel che dice. No, è così. Come dice Riccardo, quindi la sintesi è corretta, Manola. Siamo noi che abbiamo interpretato che forse voleva la scheda norma, ecco. Però, insomma, non cambia la sostanza. Cambia di sostanza perché gli interventi li può comunque fare nel rispetto di quello che prevedono le norme tecniche per i fabbricati esistenti, in funzione dell'area dove è localizzato. E poi voglio dire, non propone niente in cambio, quindi l'interesse pubblico qui viene meno per forza. Alberto, puoi parlare? Parla. No, aspetto che tu mi dia la parola, se no. Te l'avevo già data subito dopo che era finito sto controllo, vai. Io qui farei una riflessione. Se gli obiettivi strategici del piano strutturale e di conseguenza l'operativo sono quelli del recupero del patrimonio edilizio esistente, di come è parso di intravedere, e poi comunque la Antonella ce ne darà prontezza, che nell'RU questo fabbricato è classificato un elemento di storico con elementi di degrado. Ok, quindi vuol dire che verosimilmente mi immagino che fosse un'attività artigianale. Se già nell'RU è con elementi di degrado, vuol dire che è 30 o 40 anni che quel fabbricato lì è dismesso, lì in attesa di essere valorizzato. È chiaro che a Montebello non siamo né a Camaiore né nelle Bocchette né a Capezzano Piano, dove un'attività ha interesse a insediarvici, no? Insediarvisi dentro, no? Che vogliamo fare di questi fabbricati qua e di questo anche, perché anche questo fa parte di tutta una serie di fabbricati. Lo vogliamo continuare a mantenere? Ci sciacquiamo la bocca con il recupero, le bellezze e quant'altro? Vogliamo mantenere degli obbrobri e decessi così sul territorio? Allora dicevo, non necessariamente un residenziale, non necessariamente qualcosa ti dice come lo posso valorizzare se lo strumento questo è artigianale, lui può fare restauro, risanamento conservativo e può mantenere l'artigianale. Però chi ci va? Che ci fa? Questa era la mia riflessione. Scusa Alberto, ma non ho capito a che ti riferisci quando dici che è storico con degli elementi di degrado. Intanto mi sembra che l'osservazione si riferisca a dei fabbricati che sono recenti, classificati NRU come recenti. Andiamo Poi. a vedere, l'osservazione. In un punto dell'osservazione, se è schedato il 1814, avrà la sua norma di riferimento, no? Andiamo a vedere.
quello che dice nell'osservazione, non è un recente. Allora, lo dice lui. Nell'osservazione dice che è un edificato sparso in territorio rurale di impianto recente, articolo 47. Jacopo, qui sì. Però c'è un problema, secondo me, di natura diversa. Cioè, quello che dice Alberto, il piano lo consente, no? Dipende da come è inquadrato l'edificio. Quindi non è che il piano non consente il recupero degli edifici esistenti o il cambio d'uso, no? Lo consente come? Ne abbiamo discusso per tutta la prima parte del lavoro che abbiamo fatto sulle norme e sulle classificazioni, quindi il piano consente a livelli diversi, a seconda delle caratteristiche dell'edificio, azioni di recupero più o meno, no, significative. Ora, qui qual è il problema? Il problema è che lui non è che ci ha fatto un'osservazione sulla classificazione o su, che ne so, la zonizzazione o sulla norma, ok? Ci ha fatto un'osservazione che è quella che avete visto prima. Quindi, o, come dire, proviamo a offrirne un'interpretazione, boh, non so di che tipo, e allora poi ci si muove conseguentemente, oppure l'ufficio, chiaramente, di fronte ad un'osservazione così, ti dice, ma insomma, non è che non esiste una disciplina sugli edifici esistenti, esiste, quindi tu le possibilità di recupero ce l'hai. Quindi, non so se mi sono spiegato, cioè qui il problema è che l'osservazione è molto generica, no? Non è centrata rispetto all'obiettivo e agli strumenti. Ora, rispetto agli strumenti può anche non essere centrata e cerchiamo di capirli noi, ma anche sotto il profilo così più generale mi sembra un po', cioè, non chiara fino in fondo, no? Ecco, quindi diventa difficile dire questa è un'osservazione sulla norma, questa è un'osservazione sulla schedatura, sulla classificazione dell'edificio, no? Cioè, boh, cioè non è che ci ha detto l'avete classificato uno o due e invece è un recente, che allora era chiaro e ci si ragionava sopra. Quindi, o siamo in grado di dare una lettura sostanzialistica dell'osservazione, allora poi magari cerchiamo di rispondere, oppure mi pare, no, Vanola, che questa sia la difficoltà, o mi sbaglio? Sì, sono d'accordo. Jacopo. Lo prego, Roberto. Tanto buonasera a tutti, ma questo qui è una storia molto lunga. Partendo da quell'RU che avete lì davanti, il Consiglio Comunale qui ha approvato un piano di recupero che consentiva determinati interventi a quei due fabbricati lì, il 1814 e il 1823. Questo piano di recupero addirittura è sfociato in una concessione edilizia, pagamento degli oneri che peraltro ha richiesto indietro, che sono una barcata, allora non so se sono stati restituiti o meno, però la destinazione era già all'interno di quel piano di recupero che è venuto meno. Quindi, come diceva l'assessore, la Manola, il patrimonio edilizio esistente, quello era un vecchio fabbricato, non si sa se era agricolo o meno, ci allevavano i polli, forse era, se lo ricorda, ma no, perché è troppo giovane. C'era l'allevamento dei polli e sull'altro era il magazzino o roba del genere. Quindi sono due fabbricati produttivi che la norma consente il recupero. Ora lui vorrebbe di più rispetto a quello che la norma gli consente, secondo me, quello dall'oggetto dell'osservazione. Lui vorrebbe farci lì un complesso turistico ricettivo, quindi vorrebbe, secondo me, una destinazione alberghiera o quantomeno qualcosa del genere. Il cambio d'uso turistico ricettivo era legato anche al recupero di una frana che c'era sulla strada, quindi con grosse beghe anche legali, eccetera. Manola, come sono classificati quegli edifici lì? Ho visto sono rossi, è un 1 o un 2, mi pare di capire, forse non lo so, o dico una sciocchezza. Come no, gli edifici sono tutti recenti. Ma scusate, allora, se sono recenti lo può fare il cambio d'uso in turistico ricettivo, no? O mi sbaglio, questo. Fabrizio? Simone, cioè, infatti questo può fare il cambio d'uso, può fare sostituzione edilizia, quindi può fare un intervento nei limiti di quello che sono le sue consistenze, capito? Ora, è chiaro che
Poi, quali sono effettivamente le sue consistenze? Non so se lui le dichiara nell'osservazione, non ricordo. Non è dichiara, E però quindi voglio capisci dire, che. la norma gli consente un Sì, intervento sul esattamente. dipendente anche Quindi, col cambio d'uso. esattamente. Quindi, in assenza di una specifica indicazione sua sulle consistenze di cui avrebbe bisogno in via teorica, eccetera, eccetera, è chiaro che l'unica cosa è lasciargli la norma che tutti questi edifici hanno in area agricola e lui, come dire, utilizzerà le opportunità che gli consente la norma sull'attività agricola, che tra l'altro consente il mutamento di destinazione d'uso, scusate, in turistico ricettivo. Lo ricordate? L'unica destinazione d'uso che è calmierata, diciamo, controllata, è quella residenziale, ma tutte le altre sono ammissibili senza particolari limitazioni. Ma siccome appunto poi lui non circostanzia più di tanto, che scheda facciamo a caso? Cioè, è difficile, no? Quindi, da questo punto di vista, il piano operativo gli dà delle possibilità sulla base delle sue reali consistenze. Dopodiché, di più non credo si possa fare, anche perché andremmo a, come dire, a aprire una sfera di vetro e cioè ragionare come se pensassimo per lui, ma noi non abbiamo questo compito. Certo, per me è chiarissimo. No, ma Rispetto, io. diciamo, rispetto a un'esigenza abbastanza generica di recupero, la risposta sta nella norma che c'è già. Questo mi sembra la sintesi. Quello che mi Tra preme. l'altro, in una delle destinazioni d'uso che lui indica, perché lui nell'osservazione dice turistico ricettiva o residenziale, e il turistico ricettivo la norma glielo consente. Quello che mi premeva dire Alberto, appunto, è che i margini di recupero qui ce l'ha tutti, su tutto l'esistente. Cioè, non ho capito dove vuole andare a parare, ecco, se chiede qualcosa di più o qualcosa di diverso. Ma nei due fabbricati, tutti e due recenti, perché nella classificazione del nostro piano operativo sono diversi da quelle RU che si vedeva prima, e quindi sono tutti fabbricati recenti. Insomma, si può fare quello che dichiara di fare, di voler fare, ecco. C'è qualcun'altra? Ma io voglio sapere una cosa, cioè, se già nella norma uno può fare il cambio di destinazione, no? Cioè, che senso ha questa osservazione? C'è una domanda. Ma forse Riccardo lui vorrebbe di più in termini di che ne so, di possibilità di ampliamento. La residenza, come ci diceva Fabrizio, è invece limitata, no? Come sappiamo, alle politiche sulla prima casa, eccetera. Quindi si intuisce che non è soddisfatto forse della norma, delle possibilità che gli offre la norma, ammesso però Riccardo che lui abbia valutato bene le possibilità che la norma gli offre, perché poi ci sta anche che non le abbia valutate adeguatamente. Ci è capitato, no, soprattutto nelle classificazioni, di vedere osservazioni che addirittura erano controproducenti, vi ricordate? Quindi mi sembra che la sintesi che ha fatto Fabrizio sia quella corretta. Di fronte ad una richiesta che è abbastanza generica e di fronte ad una norma che quelle funzioni che lui indica, tra quelle che desidererebbe in particolare la turistico-ricettiva, le consente, la risposta migliore è quella che ha dato l'ufficio, no? Cioè il recupero lo puoi fare, la destinazione turistico-ricettiva la puoi fare, quindi usa la norma per cogliere gli obiettivi che vuoi cogliere, insomma, no? E poi un'altra cosa, poi ho visto, quali sono gli immobili? Uno l'ho visto, ma l'altro riesco a capirlo. Facciamogli rivedere su Google, Antonella. L'aveva fatti vedere prima, l'ho visto, uno sì, ma l'altro no. Qual è questo? Quello Quello lì là cos'è? bianco. Ma cos'è quello lì bianco? Non riesco a capire, cos'è? Allora, l'RU, posso parlare un attimo? L'RU classificava uno un annesso agricolo e l'altro un edificio produttivo, lo dice anche nell'osservazione. Io, secondo me, lui con l'osservazione vorrebbe riprendere tutti e due questi fabbricati, metterli a valle della strada, perché dice che il 1823 è difficilmente utilizzabile, e faccio un complesso turistico ricettivo.
cosa che lui deve lavorare all'interno dell'area di pertinenza. Molto probabilmente la 1823 lo può recuperare, ma lassù. Invece io, da quello che ho capito io, lui vorrebbe accorpare questi fabbricati e farci un complesso turistico ricettivo o residenziale, con piscina, con tutto. Ma Perché io come parlo possiamo... di piano di recupero, quindi grosso modo l'idea era quella, che poi l'aveva fatto solo parzialmente per uno e non per l'altro, perché non gli si concesse l'altro. Quindi l'oggetto molto probabilmente dell'osservazione sua è quella, accorpare questi due oggetti classificati dal vecchio RU, uno produttivo e uno annesso agricolo, ora con nuovo PO, quindi sono classificati tutti recenti, cioè nel territorio aperto, però l'intervento che fanno è all'interno dell'area di pertinenza. Molto probabilmente lui vuole crearci un complesso turistico ricettivo su quella particella dove insiste il 1814. Infatti, io volevo dire questo: non esiste la possibilità di poter far accorpare il 1823 al 1814, quindi si va anche a capire quello che diceva Alberto, no? Che ci sono dei fabbricati che sono brutti, degradati, che non si riutilizzeranno mai. Se invece si desse la possibilità di portarlo qui, io non dico se con ampliamento di volumetrie, con le stesse volumetrie e poterci fare qualcosa. Riccardo, secondo me qui il problema non è l'impossibilità in sé, perché se tu mi domandi, poi Fabrizio e la Manola sono qui e se dico una sciocchezza mi correggono, se tu domandi, no, si può fare uno spostamento di volumi e riaccorparli in un'area attraverso, diciamo, una previsione specifica? Io credo proprio di sì, non vedo, non sono due volumi da tutelarsi, no? Siamo nell'ambito di volumi esistenti. Il problema è che qui doveva proporre allora qualcosa di molto preciso, no? E noi gli davamo dei parametri. Cioè, come ti posso dire, hai visto, altri hanno proposto delle schede norma, ci hanno detto il numero. Cioè, questa è la difficoltà. Cioè, il rischio è quello di fare una scheda norma e poi magari il cittadino si dice: ma scusa, ma io non te l'avevo mica chiesta così. Allora diventa addirittura un'illegittimità nostra, capito? Cioè, ci voleva una proposta un pochino più precisa. Mi sembra, che questo sia il problema alla fine, ma lo diceva già Fabrizio prima, non è che. Infatti, l'osservazione anche a me, cioè, non era chiara, insomma, anche me che l'abbia capito, cioè, non l'ho capita per niente, ma insomma, boh. Te Alberto, come la vedi? Io la vedo vabbè, no, nel senso va Mi bene così, vai. sembra che ci sia troppo dubbio, no, rispetto a quel che chiede e a quel che è attualmente la possibilità che gli viene concessa su quei fabbricati lì. Poi, se aveva in mente qualcos'altro e non ce l'ha detto, non si può mica fare gli indovini. Pare che non ci sia altro di più che in quel che si è valutato di quello che ha scritto. Io andrei oltre, osservazione 571. Scusatemi, Prego, prego. eh. 598, 71. giusto? 71, Ah sì, scusate, ma mi si era saltata una pagina. 571. Allora, siamo in via dell'Olivella. A Capezzano, si chiede sostanzialmente una previsione di trasformazione, per costruire una unità immobiliare di 120 metri quadrati
fronte di una cessione gratuita di una parte di questa area a destinazione parcheggio. E la valutazione dell'ufficio è di non particolare interesse pubblico. L'area è questa H1 che vedete. Diciamo che la valutazione che l'ufficio ha fatto è che diciamo un parcheggio in quella zona rischia di non funzionare perché insomma è abbastanza interno rispetto alla via italica, ecco. Questa è un po' la valutazione che è stata fatta. Vedete che a sinistra c'è già un parcheggio di progetto in fregio alla via italica. Questo è quanto, insomma. Si può andare a vedere la zona con Google? Quello lo dicevo io, però. Si vede tutti, Erika. Senti, lì davanti c'è già un piccolo parcheggino di 3 posti macchina, poi entri nella strada successiva che si chiama, ora gli hanno messo nome, Via Mia Martini, arrivi in fondo, c'è un parcheggione da 20 posti macchina più o meno. Di che dice servita come zona da Non ho parcheggi? capito nulla, grazie. C'è da vederla. Sì, guarda pure, cioè io ti ho detto, ecco, questo, cioè, vedi quel parcheggino piccolino lì che c'è e poi ce n'è un altro all'interno che si passa da via Mia Martini, arrivi in fondo, eccolo qua, questo qui in fondo nell'angolino, ce n'è uno grosso da 20, boh, sono circa un 20 posti più o meno. Quindi secondo voi non è necessario? Secondo me no, parcheggio lì no, però. Scusate, noi come gli abbiamo risposto come parere? Che non ci interessa sotto il profilo dell'interesse No, pubblico. ma io mi ricordo che si era fatta che non è solo che non serve, è che proprio secondo me ci sono enormi difficoltà anche volendo fare di realizzarle dove dicono loro, perché è proprio dentro, io mi ricordo c'è tutto questo problema del piazzale, lì c'è un'attività commerciale, non mi ricordo cosa sia una pasticceria, una cosa del genere, c'è tutto un problema proprio che diventerebbe un parcheggio privato sostanzialmente, non un parcheggio pubblico per come hanno loro le proprietà. Allora, dove la potrebbero fare la casa? Io non l'ho capito. E a parcheggio resterebbe questa striscia che dà sulla via dell'Olivella? Qui siamo dentro il territorio urbanizzato. Sì, siamo al limite. Ma volevo capire perché, ah, se no non riesco. Dentro il territorio urbanizzato. Sì, vedi, il Sì, siamo perimetro è dentro, quello lì a manca pallino. uno. Sì, no, dicevo, no, no, sì, no, era, parlavo, ma è dentro, sì. Non lo Vabbè, o so. se non c'è Sì, necessità di parcheggio, è inutile. no, poi sono d'accordo. anche per te, Alberto.
lì c'è del congestionamento lì. Se gli lasciamo l'accesso come tutti abbiamo lasciato, perché non ci viene neanche il parcheggio lì, sul fronte è molto stretto. Sì, infatti lo vedete, era un po' la cosa che diceva Fabrizio, no? È fatto a L. E se ti rilasci l'accesso alla casa, che ci resta di parcheggio su Via dell'Olivella? Ci resta poco, no? Poi lì davanti ce n'è già un altro, si vede, c'è quello che diceva Graziano, c'è quello di Poi tutte Crocetto le lungo la Metallica, cioè mi sembra. residenze hanno i suoi posti, no? Allora, osservazione 579. Allora, viene chiesto di inserire una nuova previsione nel territorio delle Semiglie ad Orbicciano che preveda la variazione di un piccolo tratto stradale. L'istruttore di accoglimento, quindi si può andare direttamente a vedere, insomma. Allora, questa è un'osservazione di questa natura. Vedete, questa è la strada che va a Orbicciano e che presenta questa curva, diciamo, abbastanza pericolosa. L'osservante sostanzialmente ci dice che è disposto a renderla, cioè a modificarla in modo tale che non abbia questo elemento di pericolo rappresentato dalla curva, in cambio della possibilità di riorganizzare sostanzialmente la resede della propria casa in modo da dare, diciamo, continuità alla resede stessa. Poi Jacopo del posto può anche essere più preciso di me. Anch'io, Simone. Ah, sì, anche te, Michela, scusami. Alla strada chi la farebbe lì? È a carico del privato l'intervento sulla strada. Andiamo a vedere la perequazione. Vedete, realizzazione e cessione del nuovo tracciato viario con contestuale intervento di sistemazione paesaggistica ambientale. Cioè qui lui sostanzialmente dice: questa curva è pericolosa, mi taglia la mia proprietà in due. Io la raddrizzo, ottengo il risultato di, diciamo, dare continuità alla mia resede e siamo tutti, diciamo, soddisfatti. L'interesse pubblico sotto il profilo della sicurezza stradale e l'interesse privato ad avere una resede che non sia, diciamo, compromessa dal passaggio in mezzo di quella strada. È corretta la sintesi che ho fatto, Jacopo e Michela, voi che conoscete? Sì, tra Sì. l'altro credo che sia anche una cosa fatta bene. Quella lì è la casa di Italo, Jacopo, la ex casa di Italo, la prima curva. Andinelli. Che c'era già questo discorso. È tanto che c'è già, che sento questa possibilità di addrizzare questa curva, In vero? realtà secondo me c'era in un altro modo, ma questa forse è più interessante, cioè c'era, come dire, facendo la prima delle due curve, capito? E poi proseguendo dove loro hanno il cancello. Ora, se si intende fra me e te, ma insomma, Sì, quindi questa. mi sembra Andiamola a vedere anche più. con Google questa cosa qui. Voglio capire con Google come Sì, funziona. andiamola a vedere, ma vedrai che. Sì, ma io me lo Mi ricordo sembra più perché l'avevi già detto una volta interessante che poi sera questa cosa qui. tengono il profilo esterno, capito? Tengono il profilo esterno e quindi verso, insomma, per intendersi, le Prada. Jacopo, rovinerà un po' di divertimento ai rallisti.
Qualora ci rifacciano rally, gli togliamo una curva, Ma ma insomma. ce n'è tante. No, semmai mi veniva in mente una cosa, no? Ma proprio è procedurale. Dal momento che la strada c'è già, cioè, cosa gli si chiede? La realizzazione va bene, ma la permuta, perché immagino che chieda la permuta poi, no? Cioè, il tracciato stradale attuale lo chiede lui, della serie. Io ti realizzo la strada nel tracciato alternativo, ma voglio il sedime attuale, che bypassa attraverso la realizzazione. Mi sembra questo il senso, e è giusto tra l'altro. Sì, la parte Allora, il perequativa problema. leggiamo la scheda, Jacopo, che ci dovrebbe essere scritta. Se Antonella guarda, dovrebbe essere proprio scritto così. Vedi, dunque, attuazione del processo ordinario, realizzazione e cessione del nuovo tracciato viario, Via Orbiciano, con contestuali interventi d'opera, eccetera. Anche comprensiva di realizzazione, a mantenimento per necessario ripristino di progetto architettonico e tracciato dismesso, quale via di servizio privata, anche attraverso il forse, però è meglio chiarirlo. Tramite te, forse, perché in Tramite effetti se, permuta perché sulla dice scritta. preferibilmente l'ingegneria naturalistica? Ma perché ha Vabbè, come criterio asfaltato? progettivo. No, non è che cosa vi chiedo io. Come criterio di progettazione, no? E di Sì. intervento. Non Sì, sarebbe meglio esattamente. i muri non devono E non essere la muri strada, ben eh. fermato, ma No, devono ma c'è un essere quei equivoco. tratti C'è un equivoco. con Non la legge. strada, eh. Appunto. No, no, non la strada. Io Di dico. sistemazioni paesaggistico-ambientali, cioè Bravo. indicazioni di Dicevo, carattere sarebbe meglio forse generale. l'ingegneria naturalistica. Vuol dire che se per esempio devi fare Interventi dopo che si intende contenimenti anche. Esatto, i appunto contenimenti, per quello quindi dico, sarebbe meglio se farla devi con fare un ingegneria guardrail, faccio naturalistica. per dire, ora non è questo il caso magari, però, capito? Ma non è No, mica ho sempre capito, io ho fatto possibile. la domanda chiedendo, l'ho capito che Sarebbe scritto, eh. sono queste sistemazioni, eccetera, ma io le farei, no preferibilmente, di ingegneria naturalistica. Preferibilmente ci va scritto perché non sempre le tecniche di ingegneria nel concreto, capito Riccardo? Il senso di preferibilmente è quello. Ti faccio un esempio che Ma è molto invece ci deve dibattuto dire ingegneria all'interno del mio naturalistica e partito, se non è Riccardo. possibile, no. Ti faccio un esempio che è molto dibattuto nel mio partito. La messa in sicurezza dei fiumi, no? Che spesso vediamo quei muraglioni che insomma non hanno granché sotto il profilo estetico, no? Purtroppo. A volte è possibile intervenire con l'ingegneria naturalistica perché ci sono gli spazi per fare degli argini più grandi, eccetera. A volte no, capito? Quindi, ora poi Jacopo è ingegnere, quindi lo può spiegare meglio di me, ma il concetto è questo: non sempre l'ingegneria naturalistica è praticabile. Quindi, il preferibilmente vuol dire quello, ecco. Scusate un Perché attimo, se comunque devi andate, andate a Santa Maria credo. del Miano passando dalla strada di Monsagrati, Jacopo e la Michela l'avranno fatta senz'altro, c'era una frana lì che l'hanno sistemata tutta con l'ingegneria naturalistica, però ci sono alcuni tratti che non ce l'hanno fatta, gli è toccato fare dei muri in cemento, però il muro in cemento andrebbe rivestito in pietra, semmai si può specificare quella parte lì, però... È chiaro che è come diceva Simone, cioè in certi punti non si fa con i pali e le staccionate, ci vuole per forza una base, è per quello che abbiamo scritto in quel modo lì. Alberto, comunque indica quel preferibilmente già una gerarchia, di norma si fa con la naturalistica e poi dimostri e fai il resto, allora, con il resto. Vai. Si può vedere il nuovo tracciato? No, il nuovo tracciato non è indicato, nel senso che Nell'osservazione. ce lo deve progettare lui, ovviamente con l'obiettivo di raddrizzare quella curva lì, perché è difficile Nell'osservazione disegnarla in modo preciso, lo Alberto, capito? Ora, cioè. propone, eccolo. E mi sembra l'unica soluzione che può proporre.
Sì, però se è così o un pochino diverso, capito? Cioè nella scheda norma, come si è fatto fino ad ora, per tutti, si dà un'indicazione, diciamo, di carattere generale, no? Cioè nel senso che poi se lo Progetto. disegni e c'ha da passare leggermente più spostato, dopo è un problema. Ecco, tutto qua. Qui c'è scritto sulla scheda norma che il progetto deve essere concordato con l'amministrazione, mi pare che c'è un passaggio che lo dica. Controlliamo. No, io semmai però quando si ragionava con Fabrizio prima, mi ponevo il problema del fatto che l'intervento come proposto dal privato e anche realizzato dal privato, è chiaro che deve avere come contropartita il fatto che il sedime dell'attuale viabilità se lo piglia lui. Proprio Sì, lo sta come... specificando Jacopo, Sì, Fabrizio ha già detto che lo l'ho specifica. rispecificato, c'è scritto però già anche nella descrizione. Se leggete la descrizione c'è scritto, però l'ho specificata anche nelle misure. Vedi che c'era scritto nella vedete che c'era scritto nella descrizione obiettivi dell'intervento? Subordinate la contestuale cessione in permuta dal comune al privato tramite convenzione dei tracciati viali da dismettere. Quindi in realtà c'era già, però fa bene Fabrizio a rimetterlo anche nelle prescrizioni normative di dettaglio. Ok? Ok. Secondo me è un buon intervento. Sì, sono d'accordo. Io voglio capire una cosa, che significa in permuta dal comune al privato tramite convenzione? Significa che lui si prende come resede della sua proprietà. L'operazione sostanzialmente è questa, Riccardo. Lui ti dà un'area sua dove te ci puoi far passare la strada, eliminando quel pericolo che è rappresentato dalla curva, no? E in cambio ti dice l'area sulla quale non passa più la curva me la inglobo io nella mia resede, cioè l'interesse privato è allargare il giardino della casa, tanto per essere chiari. L'interesse pubblico è raddrizzare la strada, rendendola meno pericolosa. Questa è la sostanza. Anche un altro, Simone, interesse, perché quando abbiamo scritto che il vecchio tracciato lo deve mantenere, perché è un tracciato storico quella lì di Orbicciano, quindi quel tratto di strada lì regolarmente sistemato servirà per la sua residenza, ma deve restare il tracciato della viabilità storica che portava su a Orbicciano. C'è scritto lì. Sì, cioè la cosa che dice Roberto è questa: siccome comunque l'andamento di quella strada è sempre stato quello, no? Quindi diciamo ha una valenza storica, gli si chiede in ogni caso di mantenere traccia visibile del fatto che una volta il tracciato passava di lì. Niente, tutto qua. Anche se ovviamente non c'è lì un valore particolare in quella curva, no? Quella curva non è che ha un valore particolare sotto il profilo, che ne so, architettonico paesaggistico, però siccome storicamente era così, gli viene chiesto di mantenere, diciamo così, nella sua proprietà la visibilità del vecchio tracciato della strada. Poi lo potrà fare con delle mattonelle, lo potrà fare come vuole, però di È un po' lasciare traccia difficile. storica di dove passava prima la strada. Ecco. Questa prescrizione mia è un po' difficile, secondo me, ragazzi. Perché Anche secondo me, un conto è una viabilità storica vera, cioè dove c'hai delle sistemazioni pavimentali o delle sistemazioni di margine, magari scavata in trincea. Però in questo caso questa è una viabilità che ormai ha tutto l'aspetto recente, cioè non è una viabilità campestre che ha delle sistemazioni, per cui cioè, rischi però paradossalmente di peggiorarla, capito? Secondo me. a me non mi convince neanche l'allungamento della strada, se devo essere sincero, perché lì Neanche. la strada è tutta così, tutta curve, cioè si fa un rettilineo quella zona, se capisco. Le macchine cammineranno molto più forti, ma io non lo so. Se invece con le curve si rallenta, io non lo so se per la Ma sicurezza è.
C'è già un rettilineo dall'inizio di Orbiciano a quella curva lì. C'è già un rettilineo. Quello lì è un piccolo pezzetto, Riccardo, che leva una curva noiosa in prossimità di una casa. Che questo, se esce di casa, gli porti neanche il naso, per dirti, no? So E dove leva sei, proprio. quello sapete meglio di me, però a me non mi sembra proprio creare un rettilineo così in quell'area lì sia meglio che avere la curva. Ma secondo me, guarda, non c'è dubbio che la proposta sia migliorativa della sicurezza, delle condizioni di viabilità, non c'è dubbio. Io nell'intervento di prima sentì La sicurezza di chi? Io la sicurezza di tutti, ti degli dico che no, la abitanti. sicurezza ce l'hai più ora, lo vedremo No, no, quando verrà Riccardo, realizzata. questo è un errore tuo perché non ci sono le condizioni di visibilità lì, per esempio, Ah, ecco, forse questo non l'avevo attualmente, presente. Quanti incidenti ci è attualmente successo lì? Ho non c'hai la visibilità attualmente. detto quanti incidenti sono successi in quell'area lì. Ma incidenti, ma non la misuri con l'incidentalità su una strada secondaria, la No, no. pericolosità. Dopo te lo misuro io se ci camminano forte e si investono. No, ma cioè, non è questo non Ho è proprio capito, giusto. Jacopo. È un punto di vista, eh. Non mica detto che ho ragione io, è un punto di vista. Sì, ma al di là del punto di vista, cioè io voglio dire, la mia posizione rispetto al fatto che la previsione va accolta, secondo me, attenzione però alle prescrizioni, perché secondo come non li si migliora, non si migliora neanche dal punto di vista pubblico, capito, quell'area lì per quanto diventi le sede, perché attualmente lì c'è 5 metri di larghezza di asfalto e non ci sono sistemazioni particolari, perché c'è da superare un dislivello che sono 2 oggettini. Per carità, sì, era il tracciato storico della strada, ma queste strade qui, il tracciato storico, Ma lo vedi io, bene? Non si vede bene. scusate, ma io non lo vedo un problema così tremendo, perché nel momento in cui lui rettificherà la strada, no? Spostandola dove è inevitabile che la sposti, cioè al lato, no? E quindi creandone, in realtà non è che crea un rettilineo perché piega comunque, no? La strada, vedete, c'è una piegatura, è come se facesse una curva molto lenta, no? A quel punto la strada vecchia, cioè quella che gli viene ceduta, diventa il naturale accesso alla sua abitazione, no? Il vialetto diventa il viale di accesso al giardino e all'edificio. Avrà un cancello, diciamo, a monte, una a valle, e quella, anzi, fosse per me, io la vorrei levarci l'asfalto, no? Cioè, il vialetto di casa mia, che faccio? La lascio con una caratteristica di strada comunale, col cavolo, no? Mi ci vorrà fare magari un filare d'alberi, no? Cioè, lo sistemerò in una maniera che sia, come dire, dove si fa per casa mia, diciamo, leverei l'asfalto, lo farei più stretto, ci metterei dei filari d'alberi e qualche siepe, no? A occhio. Ecco, faccio quel Appunto, ma quello ragionamento. che diceva Roberto, Fabrizio, come lo metti insieme con questa roba qui? Quando lui chiederà il permesso, la fa altra valutazione, no? Cioè, si verrà considerato. Poi, se lui non vuole fare, se lo lascia di asfalto, sono problemi suoi, diciamo. Però, lo dovessi fare per me, lo farei così, ecco, diciamo, capito? Sì, ma ho capito, ma non ci si capisce, cioè io ho paura che dopo all'interpretazione di chi ci sarà generi Voglio problemi. dire, qui come fa la strada? Il fatto che si sia indicato che va mantenuta la traccia della viabilità, capito? Me lo spiegate qui davanti la strada come viene tagliata? Sarà Cioè, io non larga. capisco il pericolo qui. Così. No, ma mi fai rivedere bene quello che hai fatto vedere prima? Che io non ce lo vedo il pericolo, ecco, tutto lì. Te lo dico io, guarda, Guardiamo le immagini di prima. ma ecco, vai in pianta, lo capisci bene. C'hai 3 curve cieche, tre, una Ma dietro dove? l'altra. Eh no. Una, dov'è la freccia? Questa qui Ma di cerca, sopra. faccio. No, così, a me va il cicollomino sopra. Ma lo vedi già ora, comunque va bene, va il No, lo cicollomino. vedi già ora perché ti dà un'impressione diversa. No, no, Vabbè, comunque. appunto. Guarda, Vabbè, la vai a. peggiore è questa, dai, la peggiore è Ecco, questa che si vede, dai. bravo, la peggiore è Anche questa qui, non quell'altra. quella lì, eh. Ma qui che fai qui? Eviti tutte e 3 quelle curve lì, eh. Le riprofili, la prima e l'ultima, Ma e come quella di tre mezzo. curve? Sono due curve, ma come tre? Cioè io non No, capisco. sono 3 curve, Sono sono tre due. curve. Una. E questa qua su, ma Ma questa va su?
Le riprofili, riprofili, la prima e l'ultima e quella di mezzo la levi. Vabbè, ma Le questa qui curve la sono prima tre, non è una curva. sono tre, quella diciamo mi sembra con la minore visibilità fra le tre è la seconda, È la quella che poi seconda. passa da, quella che poi porta a passare davanti a casa, quindi È quella non che c'è passa davanti dubbio. a casa e c'è stato messo anche uno specchio, c'è stato messo per Non c'è aiutare un po' la dubbio che visibilità. dal punto di vista della sicurezza stradale, come diceva Fabrizio, non si crea un rettilineo perché c'è una curva, una curva molto dolce, è inevitabile qui perché per raccordare questi due tratti di strada non si va a dritto, si curva leggermente. Quindi, e sotto il profilo della sicurezza stradale, migliori la situazione, è fuori di discussione. È chiaro che lì, Riccardo, non siamo sull'Aurelia e la Sarzanese, no? Quindi Non mi piace, diciamo, lei si disturba l'aria. il livello di incidentalità dipende, no? Dal numero di veicoli che ci passano. Quindi, per amor di Dio, non è che si sta parlando dell'intervento di messa in sicurezza stradale più importante del comune. È che io non ci Ripeto, vedo nessun diamo la bella. disvalore, nel senso che lo vedo un fatto positivo. In cambio vi si dà, come dire, un aspetto perequativo che non prevede nessun consumo di suolo, no? Perché lui semplicemente si sistema con la resede in modo più adeguato, quindi c'è un aumento di valore della sua proprietà, è fuori discussione, ma non c'è consumo di suolo. Quindi io non, come dire, non ci vedo nulla di Consumo di male, suolo ecco. c'è, come c'è il consumo di suolo? E degradi anche un'area lì, senza ombra di dubbio. E si degrada anche un'area lì. Ma non è vero nulla, non è Ma è vero verissimo, nulla. è No, non verissimo. c'è consumo di suolo in E termini c'è di nuove sì, è un'altra edificazioni, strada, ma non strada che già c'è. presenziali. Qua C'è un consumo di suolo legato fai un'altra strada, una strada che già all'intervento c'è. sulla strada. Fai un'altra strada, una strada che esiste già. Ho capito, ma a parte che la metti in Ho sicurezza, e capito, poi ma il consumo di suolo c'è. una strada non è più una strada, anzi diventa più corta la nuova strada rispetto a quella vecchia, se proprio la Degradi, vogliamo misurare. per me lo degradi È l'ambiente. un'opinione, Certo, Riccardo, per abbi me. pazienza. Un'opinione sì, ci mancherebbe altro. Vabbè, allora, scusa Presidente, se posso capire quello che diciamo compete all'assessore. Allora, mi pare che approfondimenti istruttori non ne servano. Registriamo un'opinione diversa almeno di Riccardo, diciamo, quindi ce Due, l'appuntiamo. anche la mia. Anche quella di Alberto, ok, quindi ce l'appuntiamo. Fabrizio, possiamo rileggere l'aspetto che preoccupa Jacopo sul, diciamo, vediamo se è scritto bene, che non crei, diciamo, equivoci per il futuro, se poi verrà approvata dal Consiglio questa osservazione, mantenimento e, ove necessario, ripristino tipologico architettonico del tracciato dismesso, quale viabilità di servizio privata anche attraverso il recupero delle tradizionali sistemazioni agrarie a terrazza nelle aree interessate. Secondo me è un po' troppo, cioè rispetto a quel che dicevi te, Fabrizio, è un po' diverso. Cioè qui il rischio è che qualcuno all'edilizia privata dica che vuol dire ripristino tipologico architettonico del Mettiamo tracciato dismesso? adattamento tipologico. Ma non ci si può scrivere semplicemente che deve rimanere la traccia del tracciato esistente, del tracciato storico, perché la cosa che dicevi te, che mi sembra del tutto logica, vuol dire quello, no? Cioè vuol dire che te devi mantenere nella resede la traccia del fatto che esisteva un tracciato, no? Perché se no ha ragione Jacopo, che il rischio è che qualcuno dica lasciami l'asfalto così, che voglio dire, sarebbe un'operazione Capito? assurda, Diventa no? un paradosso. Diventa un Diventa un paradosso. paradosso, no? Cioè, se Allora, dico l'operazione è mantenere la traccia, mi viene in ma no, mente, no? vabbè, mantenimento di Mantieni la traccia, ma traccia, per mantenimento la di traccia traccia, del. No, mettiamo del. così, recupero tipologico architettonico, bene? Ma di E cosa recupero recupero tipologico architettonico, del Fabrizio? tracciato dismesso, cioè non Ma vogliamo che vuol lasciare dire recupero l'asfalto. tipologico architettonico del tracciato dismesso? Ma una cosa, Fabrizio, levacelo che non gli ci piace, levacelo tutto, che lui ci dice No, controlli la dovete. strada. Non è tipologico, il punto non è tipo, è territoriale nel caso. Cioè, se te mi dici voglio vedere la strada dove passava prima, la strada Esatto. dove come la vedi perché un poggio e un altro poggio non vengono riempiti da del terreno di riporto che farebbe comodo a loro, no?
Quindi la traccia è territoriale, ma non è pavimentale nel caso. Perché Mantenimento del tracciato e recupero architettonico, mettiamo così, del tracciato dismesso, va bene così? Ma che vuol dire recupero architettonico? Ma fa una cosa, perché non ce la levi la, quella lì? Almeno l'accontenti Simone e Jacopo, levacela la strada. Ma no, Riccardo, ma scusa, Ma dai, scusa, fate... scusa Riccardo, ma abbi pazienza, Ne ho tanta. non trasformare le idee degli altri, no? Noi si rispetta le tue, Mi non interessa tutto trasformare quello quelle che degli dici. altri. Io ho detto che quello che ha detto Fabrizio è perfetto, quello che ha detto Fabrizio prima è perfetto, è che io Sì, non lo però leggo la storia è così. anche più perfetta. Riccardo, io non lo leggo così come Fabrizio ha detto una cosa, io ne leggo un'altra, capito? Io mi preoccupo solo, cioè lo diceva Jacopo, raccoglievo la sua preoccupazione, di mettere l'edilizia privata in condizioni di capire quel che deve fare, perché il ripristino architettonico di una strada che oggi è asfaltata, che Mettiamoci vuol una dire? qualificazione paesaggistica, come ci volete mettere? Di qualificazione Sì. paesaggistica va bene? Io ci metterei mantenimento di traccia. Ma Del no, del il problema non è tracciato l'asfalto. dismesso con un'opera di riqualificazione paesaggistica ambientale. Io ci metterei così, però i tecnici siete voi. Ecco. Il problema è che deve rimanere il tracciato lì. Perché se si toglie il tracciato, come diceva, non mi ricordo ora chi, che fai dei riempimenti, ci fai tutte le piane per traverso e entri sulla nuova strada, scombussoli tutto il paesaggio. Quindi quella strada lì deve servire a vivere e a tracciare. Sono Ma d'accordo con te, ma il però punto è come è un altro. scritto, si ammettano, per come è stato scritto, si ammettono le trasformazioni morfologiche, attraverso il recupero delle tradizionali sistemazioni agrarie a terrazze delle aree interessate, vuol dire Quindi che possono essere va fatte. scritto meglio, mi sembra che siamo tutti d'accordo, scriviamolo nel modo più Ho chiaro possibile. scritto così: mantenimento dell'itinerario storico e riqualificazione paesaggistica del tracciato dismesso dato in permuta quale viabilità di servizio privata anche attraverso il recupero, eccetera, eccetera. Però allora ci va tolta la parte che dice la Manola. Perché così fanno la trasformazione e trasformano i piani anche. Ci va tolto il recupero delle tradizionali sistemazioni agrarie a terrazza, perché la Manola dice questo può voler dire riempimento. Dai, ho capito bene, Manola? Va Sì, perfetto. Cioè, se bene. È lo volete far ammissibile. fare, ce lo lasciate. Se non lo volete far fare, va tolto. Ma se è una strada di interesse storico, è ammissibile un intervento del genere? Chi è che ci dà poi che c'è la paesaggistica? Chi c'è che ci deve dare il via a un intervento del genere? Sì, questo c'è il rischio che poi, come al solito, paesaggistica, magari la soprintendenza eccepisca, ma lo vedremo solo vivendo, diciamo. No, non Ma vorrei come? magari riuscire a dare, cioè dare una previsione sbagliata e poi magari si sa già per certo che, visto che è una No, strada perché storica, non ce la fanno neanche dire... fare. No, Michela, questo è difficile dirlo, guarda, bisogna... Vediamo, proviamo, cioè non è detto, cioè, è imprevedibile quello che può succedere in paesaggistica, capito? Però scusate, questo è per intendersi. In generale, queste viabilità, quando si adeguano al Bicciano come al Lido, come a Capezzano, come a Camaiore, sono viabilità che prima di tutto sono di servizio, tant'è che il loro aspetto attuale è un aspetto di servizio. Dopodiché, che il loro sedime sia storico, è un altro par di maniche, perché l'aspetto si modifica nel tempo, il sedime è un valore da mantenere. Questo va fatto capire chiaramente anche alla regione, eh? Cioè, sono aspetti questi qui che si distinguono, Va bene, perché se però no si questo può. tanto va bene, siamo d'accordo, ma appunto non ci facciamo la testa prima del tempo, magari poi appunto la regione o la soprintendenza lo interpreta così, per ora noi mettiamo la previsione, poi se ci sono, Lo capito? generale, al di là di questa previsione, per tutte quelle che possono riguardare queste robe lì, perché se no non se ne esce. Ma guarda, che io ho visto stralcia... previsioni di strade in conferenza paesaggistica anche di interesse pubblico, cioè, quindi no, questo non è prevedibile, capito? Non è, cioè, teniamo conto che poi quando si arriva lì è come se si arrivasse, diciamo, alle porte, diciamo, del giudizio finale. E nel giudizio finale te, come dire, assisti e poi prosegui per il percorso, ma magari va tutto bene. Dove l'assessore parteciperà.
e diciamo difenderà con gli strumenti che ha le scelte che avrà fatto il consiglio comunale, nel senso che, cioè, voglio Però, dire, capito, è non è che. prevedibile. Io ho visto passare cose che avrei detto, guarda, queste qui le segano di sicuro, e poi appunto magari fissarsi su cose che noi non ci aspettiamo, perché magari il funzionario, capito, c'è passato, l'aveva vista, si ricorda, capito? È imprevedibile quello che può succedere. Non da parte della ragione, fa un istruttore molto laica, controlla il PIT, se infatti, e quindi fa il ragionamento che fate Jacopo. Il problema è sempre il funzionario del ministero, che a seconda di chi c'è, non sappiamo quel che c'è, quel che ti chiede, capito? E poi il discorso della velocità, che comunque sia, diceva quello, insomma, la strada si raddrizza e la velocità potrebbe anche essere che le macchine ci camminano forti. Noi abbiamo delle possibilità per mettere, visto che è strada nostra, dei dossi anche a ridosso, magari vicino alla casa, o che per limitare un po' questo problema. Michela, ma lì va Michela, ma visto dopo come come viene il fate a farci la progetto, corsa dai. dei canetti se ci metti indosso? No, volevo dire, Michela, secondo me andrà visto il progetto, perché in realtà, vedi, Fabrizio ci ha fatto notare che non viene un drittone, c'è una curva, molto più dolce, ma c'è una curva, perché comunque per andare da un punto all'altro non vai diritto, quindi andrà visto il progetto, no? Dai. No, Ma poi perché lo sarebbe, Michele, secondo me lo sai bene. l'assurdo che si vuole evitare è che si fa la semicurva e poi dopo 6 mesi gli abitanti ti chiedono di metterci i dossi perché si va troppo veloce. Siccome sopra la Il problema curva che viene eliminata ci ria un altro bel rettilineo, Jacopo, non vorrei che poi dalla fine, come dice Riccardo, ora io ci ripensavo, dalla fine lassù, dall'ultima curva diventa quasi tutto rettilineo fino in fondo, perché dice ci viene una semicurva, ma insomma. Il problema grosso sulla velocità lo sai bene, è costata anche una vita, poveraccio, è sotto, è dalla curva lì in giù verso il bivio della provinciale, un è lassù, Quello che c'è non sempre. sarà neanche, Bravo, e non quello sarà c'è neanche. sempre. Quello, infatti, in quel punto lì c'è sempre stato questo problema. Non vorrei che vengano ancora più spedite da Orbicciano. Ripensavo a quella cosa lì, me l'ha fatta venire in mente ora Riccardo. Effettivamente laggiù ci abbiamo già avuto un morto, poverino. Insomma, la velocità a quel punto di rettilineo lì c'è. Non Però, vorrei che effettivamente eliminando questa curva si vada a creare un problema più grosso. Ora io ripensandoci mi sono venuti dei dubbi. Michela, io ho imparato, diciamo, in questi anni di amministrazione che quando si progetta una viabilità, poi dopo si tiene conto di quelle cose, no? Che dici te. Cioè, ti faccio un esempio: sulle rotatorie ci sono tutti degli accorgimenti proprio volti ad evitare quello che dici te, cioè che la rotatoria diventi, diciamo, troppo allineata. Rispetto alla viabilità, per cui si danno delle curvature che costringono le macchine a rallentare, cioè lì non è detto che poi, cioè lì quando verrà fatto il progetto si potranno avere magari degli accorgimenti che, come dire, che consentano di percorrerla in sicurezza la strada, ma di magari essere costretti comunque a rallentare, no? Cioè, quindi a me sembra naturale che lì ci venga una curva, cioè la vedo la curva, quindi poi come la organizzi lo vedrai nel progetto di dettaglio, no? Quindi nulla vieta È di chiaro. avere un minimo di attenzione. No, lì la curva non la vedi, perché se il progetto lo fa Ma diritto, la strada viene diritta. Poi, poi ma viene come, diritta, lo ma vede, scusa, mentre scusa giri Riccardo, ma verso non è il vero, abbi ministro, pazienza, Michele, guarda questo se significa. ti chiedo, Michele. Allora, poi te ne dico un'altra. Hai detto come se gli accorgimenti che si fanno sulle rotatorie si sono fatti. Guarda, avete fatto delle rotatorie che era meglio ne facessi, ci vanno a diritto le persone. Pericolosissime, sulla rotatoria che avete fatto al secco, ragazzi, non si riesce a entrare perché non ci sono le curvature giuste e è troppo piccola la rotatoria. Quindi ora non veniamo a dire cose che non sono vere. Diciamo che avete l'interesse a farla, non so il perché, questa strada diritta, e la fate. Ci sono tante criticità e queste criticità non compensano il fatto della nuova costruzione.
Diciamo che serve più al proprietario della casa, vai. Riccardo, queste Per tue me, opinioni qui, Jacopo, dai. queste azioni non sono accettabili. Per me Dopodiché, serve più al proprietario della casa, lo posso dire che al me lo posso dire o me lo impedisci te? assumi la responsabilità. Dopodiché, se Dopo di che tre succede? Per me è più serve più alla cosa che al bene pubblico, punto. curve sei in grado di portare, di fare un rettilineo, sei più bravo del padre eterno. Perché tre curve non si possono rettilineare. Lauro, un'opinione, non Farai dei sono stati bravi nemmeno voi però. profili diversi con dei raggi diversi. Appunto, per me serve più alla casa che alla viabilità. Punto. Qual è il problema? No, ma io sto dicendo un'altra cosa. Non ho Tre detto curve non nient'altro. possono diventare un rettilineo. È una questione di geometria. Allora, Un farai fusto delle di curve. geometria lo vedrai se ci diventa. Farai delle curve Ma con guarda che la macchina, dei l'ho raggi presa la differenti. patente prima di te, Jacopo. E quelle Dopodiché, zone lì le ho questa. frequentate con la macchina prima di te. Ci sono andato con la macchina prima di te. Qui Lo dentro so non c'è bene che ci dell'interesse si fa. pubblico, me ne stupisco fortemente, dopodiché Ma ci posso. stupisci, mi fa piacere che tu te ne stupisca, sono felice di questo. Presidente, la Non posso ci dire? viene, no, non ci viene una curva molto accentuata. Comunque va bene, io ora ho qualche dubbio su questa cosa perché il discorso della velocità mi crea dei problemi. Sotto ci sono dei gruppi di case dove c'è già stato un incidente grosso. Non vorrei che fosse peggiorativa la cosa. Sarebbe migliorativa se la gente avesse senso civico e circolasse come deve circolare effettivamente. Perché lì eliminare quella curva lì era fatta bene, però il discorso della velocità mi sta preoccupando un po'. Presidente, posso dirle una cosa? Cerco di fare Prego. sintesi. Prego. No, in due parole, a me sembra un dato oggettivo che sotto il profilo della sicurezza ci sarà un miglioramento, perché Jacopo lo diceva ora, quelle due strade, una, quella diciamo a valle, va da destra a sinistra, lo vedete nel disegno, e l'altra ha un andamento obliquo completamente opposto, cioè va da sinistra a destra. Quindi che raccordare quelle due strade implichi la realizzazione di una curva non è un'opinione, è un fatto. Va bene? Perché se si va a diritto, le due strade non si possono collegare tra di loro. Quindi che lì non ci venga un rettilineo è un dato di fatto. Poi, se uno ha una valutazione diversa, no? In termini di interesse pubblico, quello si può soltanto rispettare. Cioè uno può dire, a me non sembra, no? Che l'esigenza di sicurezza sia così preminente rispetto comunque a un intervento che un'incidenza ce la può avere. Questa è un'opinione che va rispettata. Però la cosa, Riccardo, che dispiace è quando te fai delle illazioni che non hanno ragion d'essere, no? Rispetto alle intenzioni Non degli sono altri. illazioni dentro. Le Non intenzioni sono degli illazioni. altri sono intenzioni di buona fede, cioè questi Non amministratori sono qui c'hanno illazioni, altri, Simone. questi amministratori, Ho detto fammi che finire, tutti fammi chiedono finire, poi ti interesse. ascolto. Questi amministratori qui c'hanno altri difetti, capito? Non quello di, come dire, voler dare una mano a Tizio piuttosto che a Caio. Non ce ne frega niente, capito? Di dare una mano a Tizio piuttosto che a Caio, nel senso che qui si consegna un piano per i prossimi 15-20 anni e se si fanno delle valutazioni sbagliate si passa alla storia per quelli che hanno fatto degli errori, capito? Quindi semplicemente ci sono delle valutazioni di interesse pubblico che a volte non collimano, no? Cioè tutto qua. Tutto qua, bravo. Jacopo Ma e ascolta. la Michela, anche se ora la Michela, diciamo, durante il dibattito ha qualche dubbio in più, hanno, diciamo, un certo tipo di sensibilità su quel territorio, la raccolgono in un certo modo e la esprimono nei termini che abbiamo sentito, no? Quindi tutto qua, non è che si tratta di, cioè di ragionare oltre questi termini qui. Prendiamo atto che c'è un'articolazione di opinioni e come si è fatto su altre osservazioni ce lo segniamo, insomma, non è che. Mi fate dire una cosa, No, perché. volevo replicare però, dopo parli te, scusa, dopo Prego. ascolta. Allora, le mie non sono illazioni, siete voi altri che avete la coda di paglia, mi sembra, che ogni volta che io dico un'altra cosa, dico, ci vedo più l'interesse, il vantaggio per un'abitazione che quello pubblico. Che illazione è? Cioè, voglio dire, è una considerazione mia, non c'è illazione, secondo me. Tu, detto questo, non c'entra nulla. Ti dico, secondo me ci sono quei rischi perché
quella zona lì l'ho frequentata anche se non ci abito, e lì c'è il rischio che ci si aumenti la velocità. Non si può dire, non c'è stato un incidente su quella curva lì. Avete capito? No, non c'è stato un incidente, quindi dov'è la sicurezza che migliorate? Io capisco che quando vado a migliorare la sicurezza, quando in un determinato da zona ci sono degli incidenti, e allora faccio qualcosa per fare in maniera che non ci si verifichino più incidenti. Lì c'è un rallentamento del traffico, giustamente, della velocità perché c'è un pericolo, la gente ci va piano e non ci succede nulla. Diversamente che se invece vede un rettilineo con una semicurva, allora continua a dirgli no, Jacopo, dimmi quanti incidenti ci sono successi. Da lì a Orbicciano sono tutte curve così. Faccia una strada diritta da lì in cima, vai. Fai tutto diritto, almeno le curve, le elimini tutte. Michela, te lo potrebbe dire se ci fosse sempre. Ci sono tre curve, tre specchi in tre Oh, ma ci curve. conosco, Jacopo. Tre Ma ci specchi in tre conosco, curve. Jacopo. Oh, Jacopo, ma ci conosco. Negli anni che tuo Ti padre conosco, ti ripeto, l'ho fatta mille volte quella strada lì, mille. Quando ci si facevano rally c'ero fisso. Allora, Riccardo, ascolta. Qualche incidente c'è successo, ma chiaramente in quel punto delle curve lì si picchiano addosso due macchine, fanno due sono crociti, d'accordo, succedono da tutte le fanno due parti, crociti, non solo lì. fanno due crociti. Ma puoi strusciare la macchina e non ti fai niente, hai Ma capito? mi dite una cosa, ma visto che è una cosa importante perché è la realizzazione di un cambio di un tratto stradale storico, e che non ci si può trovare a Orbicciano a fare un sopralluogo su questo posto qui? Lo so che sembra tutto chiaro dal disegno, è una perdita di Michela, tempo. Se è una perdita di tempo, mi faccio indietro. mi Mi sembra una fate perdita di una tempo cosa. perché lo stato dei luoghi è chiaro. Qui ci sono delle opinioni diverse che vanno rispettate come tali. Tutto qua. Riccardo, comunque risentiti. Fammi questo, diciamo, favore personale. Risentiti e poi ti accorgerai perché io e Jacopo abbiamo reagito così. Non ti sei limitato a fare una valutazione di interesse pubblico. A un Sì, certo punto ti è lo scappata scopo una mio è frase infelice, quello, lo ma non scopo è. mio è Andiamo quello. oltre, andiamo oltre. Non... Hai chiarito, mi hai chiarito. Mi fate È sufficiente. dire due cose, perché quel problema lì è da tanti anni che se ne discute a Orbicciano e io mi ricordo il babbo della Michela aveva già fatto una proposta che è agli atti, però il tracciato non era quello proposto ora, ma andava diritto alla curva per eliminare la curva che andando su si vede già ancora un tracciato, però verificato con lavori pubblici, da quella parte lì non era la possibilità di far proseguire la strada, perché in quel modo lì si eliminava il fatto della dirittura, cioè passava al limite al di là del fabbricato, lì dove c'è scritto 2, al limite della E4, andando su la strada di Ora e poi proseguiva e si riaccordava lassù e quindi faceva una curva molto più dolce di quella S di Ora. Questo era molto Però i meglio, lavori bravo, pubblici questi sono dimostravano che non sensi. era possibile perché c'era un problema di frane, c'era un problema di non mi ricordo di cosa. E quindi la proposta rimase lì perché era partita come una variante al piano a quel tempo, non una proposta nuda e cruda, cioè era necessaria una variante al piano. Fu proposta come variante, poi rimasta lì per quei motivi lì. Ecco perché la soluzione, quell'altra, è l'unica per eliminare le strade, indipendentemente dai problemi che avete, che quelli sono vostri e quindi io non mi entro nel merito. Perché Effettivamente, te l'ho detto, l'unica curva se che... si fa a piedi, quella strada lì, se si fa a piedi quando si arriva in prossimità della casa, c'è da avere anche paura, perché veramente la visibilità è zero, capito? Io se si riesce a ovviare l'altro discorso, questa curva qui effettivamente non è bella, per quello che ti dicevo, andate sul posto, magari Ma allora il possiamo discorso dire è... una cosa, invece di farla diritta fino all'altra curva, aveva un senso quello che dice i Lucchesi, secondo me, che te la fai un po' diritta lì e la butti non in fondo, ma la fai ripartire qua, che la devi Vedere di fare. farlo in modo in maniera che limiti un pochino la velocità. Riccardo, non è detto però che questo c'è scritto nella scheda, non è mica detto che dalla prima all'ultima curva attuale ci sia un unico profilo poco curvato che raccorda quello di 2. Scusa, potrebbe essere anche che se arriva, ora non c'ho le freccine per dirvelo, ma insomma, se arriva scendendo da Orbicciano, si prosegue lungo la viabilità nella stessa direzione, poi la curva si fa,
cioè il raggio della curva si strettisce nella zona più bassa, ma cioè, è una considerazione di progetto, non è detto che sia come il tracciato che ha indicato lui, no? Voglio E dire. non si può mettere Jacopo come prescrizione, nel senso di dire, almeno nella parte lì in fondo, che qualcosa che ci garantisca che non viene un rettilineo, insomma, vabbè, una semicurva ci viene, ma viene abbastanza dritta Ma se. guarda, ora non si può fare qui, ma insomma, se uno prolunga i due rettilinei, quello che arriva dal basso e quello che arriva dall'alto, uno arriva a un punto di intersezione che è lì nel mezzo all'ST81, no? Allora, se di lì uno fa un raccordino, non è una curvona gigantesca che assomiglia a un rettilineo, cioè è una curva che raccorda un angolo che è di poco più ampio di 90 gradi. Un angolo invece che tre, è quella la differenza. Però dipende come si considera, se si considera in fondo o se si considera in cima. Alberto ha chiesto la parola. Sì, grazie Presidente. Stavo guardando ora l'aerofotogrammetrico. Stiamo discutendo, secondo me, del nulla, perché se è vero come è vero che una volta non costruivano a caso, non realizzavano a caso, no? Noi abbiamo perso probabilmente 30 minuti della commissione della situazione interessante, ma sicuramente poi alla fine non sarà collaudabile il tracciato, perché io Fabrizio lo saprà come si fanno le strade, no? Si fa col tracciolino che prendi il compasso, fai le curve di livello massimo 2 metri e vai su. Se hanno fatto il tracciato così lungo è perché probabilmente, che non erano scemi una volta, no? Che si divertivano a fare cioè, mica un obelisco o qualcosa da girarci intorno così. È perché probabilmente era la via più idonea per andarci. Comunque andiamo avanti, tanto l'abbiamo discusso anche abbastanza, probabilmente in fase di esecuzione poi non sarà neanche attuabile quella variante lì. Andiamo avanti. Vabbè, io segnalo, ma i commissari lo sanno, che entrare ora nei dettagli esecutivi è impossibile, quindi capisco quel che dice Alberto, non so se poi questo si traduca in una non fattibilità dell'intervento, cioè, questo si capirà, chi progetta dovrà porsi, no, i problemi legati alla tecnica progettuale, insomma, ora. Le previsioni urbanistiche non hanno la possibilità di approfondire tutti questi aspetti. Presidente, io direi che registriamo, no, una divergenza di opinioni, come si è fatto in altri casi, e si va avanti. Semmai, ecco, quello che diceva la Michela, se si può scrivere, se ha senso, lo domanda Fabrizio, tenendo conto, non lo so, degli accorgimenti relativi alla sicurezza stradale, alla mitigazione della velocità, non lo so, ecco, una formula di questo tipo. Magari questo. Un progetto pubblico per forza va tenuto Scusate, conto. ma ci sarà un ufficio tecnico e un comandante dei vigili che deve collaudare l'opera, quindi non stiamo a preoccuparci di cose dove ci sono soggetti che sono autorevolmente deputati a fare questo controllo. Io su questo ragionerei come dice Alberto, cioè se non, chi progetta non troverà il modo per avere perché la strada abbia caratteristiche di natura pubblica e di sicurezza statale, il progetto potrà essere approvato. Se invece ce l'avrà, può essere approvato. Ma è inutile che noi ci scriva deve essere garantita, cioè è evidente, è come dire non si ruba in banca in questi casi, perché una strada pubblica ha determinate caratteristiche, l'ufficio tecnico la deve collaudare, figuriamoci se l'ingegnere del comune collauda una strada che non va bene, non credo proprio, capito? E vabbè, ma se ci si scrive stanno anche più attenti, no? Meglio più che meno. Credo che Comunque. Fabrizio lo stia scrivendo. Se interpreto bene i movimenti del corpo. Senza microfono. Comunque va bene, bisogna segnarti che è una di quelle. Io interpreto anche il fumetto sopra la testa di Fabrizio.
Io voglio che lo dica così, qui, schietto, non voglio interpretare nulla, Sì. ne voglio di fumetta. L'ha Lo sta scritto, scrivendo, perseguendo, ha iniziato capito? Michela, hai detto perseguendo. una cazzata, dimmelo. No, non, no, no, Michela, non è una cazzata, diciamo, è tautologico, ecco, direi, cioè nel senso che si può dire, ma è evidente, è un po' come dire. Quando fai il progetto bisogna assicurarsi che l'edificio stia in piedi, cioè ci deve stare per forza. Comunque ci ho messo perseguendo la realizzazione di soluzioni che assicuri la massima sicurezza e adeguato, no? Livello di controllo della velocità. Va Ok. bene? Forse la seconda parte è meno scontata di quanto uno possa pensare, no? Nel senso che magari ci può essere un'attenzione maggiore agli aspetti della curvatura, diciamo così. Vado avanti, Presidente. Scusa un attimo prima di lasciare questo caso, ma non mi ricordo, ma è stato modificato la possibilità di fare movimenti di L'ha tesa o tolto. rimane? Il riempimento lo dovrebbe aver tolto. Sì. La modifica Maurizio? morfologica, sì, Sì, è elevata. ok. Allora, in tutto questo io mi sono perso col numero. Presidente, che numero siamo? 586. 387. Allora, qui siamo in via Sterpi. Aspetta, aspetta Simone, io di questa qui esco, eh. Quando siete pronti mi mandi un WhatsApp e Ok, quindi scrivetelo nel verbale che Scusa, che interessi c'hai te qui? esce il consigliere dalle Lucche. Ma perché esci, scusa? Graziano, Graziano, senza entrare troppo nel merito, ma sei sicuro che sei obbligato a uscire? Perché Guarda che sono io il diacono, Graziano, della chiesa, mica te, non c'è il microfono, Graziano, non ti si sente. Graziano, parla. Dicevo, siccome faccio parte del Consiglio economico, ne uscivo per quello, però non so se devo o non devo. Se non devo, resto, se no io lo facevo per così. Ditemi voi, se devo uscire, esco, se no non è un problema. Sì, per me, insomma, ora il consiglio Fai che... parte del Consiglio economico. E Che ruolo ha il Consiglio economico, Graziano? Scusa il Consiglio l'ignoranza. economico praticamente diciamo che fa la parte finanziaria della parrocchia. Ma ascolta, lo approfondiamo col segretario. Secondo me non c'è il problema, però per scrupolo esci, dai, va bene? Poi lo Vabbè, approfondiamo col tranquillo. segretario. Ok? Mi sembra più una questione di opportunità più che non vedo, cioè, onestamente. Allora, qui l'osservazione riguarda il Colosseo, tra l'altro. E c'è accoglimento totale, quindi si può andare a vedere direttamente la scheda norma. Vedete, fermiamoci sul disegno. La scheda norma sostanzialmente prevede una dimensione di convenzionamento pubblico dell'area F1, che poi in buona parte è già esistente, insomma, non è che esiste già un'attrezzatura sportiva interna al Colosseo. E ecco, la cosa che può essere interessante è che noi abbiamo indicato nella scheda norma l'opportunità di un collegamento pedonale, diciamo, tra la via, mi pare, di ricordare, poi lo controlliamo. Tra la via Gramsci e la via Tabarrani, no? Quindi l'idea, no, che chi è, diciamo, in via Sterpi o in via Gramsci, insomma, a quell'altezza lì, possa, ecco, anche, no, avere un passaggio pedonale che lo conduce direttamente verso il centro storico. Tenete conto che è proprio allineato questo passaggio con, no, la previsione dell'F1, diciamo, nera che vedete lì sotto, legata, no, alla possibilità sul lato appunto,
del centro storico che guarda i monti, di aprire lì, no, un varco, un passaggio come si è fatto nel giardino murato. Quindi, insomma, ne verrebbe fuori tutto un percorso pedonale. E sostanzialmente si tratta di una previsione che dà delle possibilità, diciamo, specifiche di intervento sull'esistente, perché poi lo sapete, insomma, è un complesso esistente. Quindi andiamo a vedere i parametri. Pu puoi scorrere un attimo, Antonella? Antonella? E sto scorrendo, ma mi sa che si è piantato. Ah. Io non lo vedete, eh? Aspetta, allora mi stacco un attimino con il video, eh? Aspettate un attimo. Nel frattempo ti voglio chiedere una cosa, tanto se non si vede, ma è necessario quell'attraversamento che dici te della via Gramsci alla via Tabarrani? Cioè, perché lì c'è un campo da calcio, che fai? Si rovina quello? No, perché lo dici che si rovina, No, Riccardo? non ho capito bene dove passa. Ho detto, è Sì, una ma il domanda. campo. Magari non so nemmeno mai pormi. Dico, c'è la possibilità che vada a rovinare i due campi da calcio che ci Non sono. mi pare, cioè mi pare che sia stato valutato che accanto possa passare accanto. Io intendevo dire sul perimetro proprio, capito? Mi pare tra l'altro ci sia lo spazio lì, se mi ricordo bene lo statuto. Comunque, scusate, l'ipotesi sarebbe che non necessariamente debba essere mantenuto i due campi da calcio, ma possa essere anche tutto risistemato, anche in maniera più ordinata e organizzata. Quindi potrebbe venire un nuovo spazio attrezzato. Mi pare abbiamo scritto così nella norma. Ah, quindi Come. possono essere tanti torti, ah, capito. Riccardo, che non si crei un equivoco, no? Il piano è di iniziativa privata, non pubblica, quindi sono loro che poi, diciamo, valuteranno qual è la migliore organizzazione, diciamo, dell'intervento qualora un domani dovesse partire. A noi sembrava, che fosse TR, un'opportunità. scusate, TR. Ecco, La allora, TR vediamo i 4. parametri. Vediamo i parametri. 4.11 Allora, vedete, i parametri sono questi: la possibilità di fare 300 metri quadrati in più rispetto all'esistente. Vedete, la suddetta superficie edificabile corrisponde all'incremento volumetrico. Ok? Quindi vi si dà una possibilità di ampliamento legata, insomma, alle attività di servizio che già quel tipo di struttura svolge. E poi ci sono dei parametri di attrezzature pubbliche che sono quelli che vedete qui nella scheda. Secondo me c'è un errore però, Fabrizio, controlla perché 300 metri quadrati di parcheggio e zero di verde sportivo mi torna. Mi sa che c'è un errore materiale qui. Perché c'è il verde, casomai sportivo, non. È al telefono, Fabrizio, ora dopo glielo segnaliamo. E scorriamo. Abbiamo precisato che nell'ambito della destinazione è ammessa anche la funzione di carattere sociale e poi vediamo la parte perequativa. Ecco, vedete, questa è importante. Indichiamo l'elemento del convenzionamento, no? Essendo già il soggetto proponente un soggetto con finalità sociali, ci sembrava, diciamo, sbagliato prevedere la cessione della proprietà al comune. Potrebbe anche creare problemi, no, rispetto a, insomma, alla realtà di cui stiamo parlando. Quindi prevediamo solo forme di convenzionamento all'uso pubblico degli spazi destinati a verde attrezzato. E vedete, c'è questo aspetto della realizzazione di un percorso ciclo pedonale di collegamento tra via Stelp e via Tavarrani.
da porre, vedi Riccardo, in stretta relazione funzionale con gli interventi di recupero del verde attrezzato, cioè l'obiettivo è che il verde attrezzato ci sia, nel senso attrezzato a livello sportivo, e che casomai questo percorso ciclopedonale favorisca il collegamento anche con quel tipo di attrezzatura, no? Senza pregiudicarlo. No, Scusa, Fabrizio, notavo che qual è il secondo me problema, scusa? c'è un errore nella prima parte, perché i 300 metri quadrati, torna su Antonella. I 300 metri quadrati sono, secondo me, non di parcheggio, ma di verde attrezzato sportivo, no? Ti torna? No, sono il percorso pedonale, no? Vedi, parcheggi e/o aree di servizio per la mobilità. È il percorso pedonale 300 metri quadrati. Ah, scusa, quindi il verde sportivo che è zero è Rimane assorbito. il verde sportivo, rimane verde sportivo e sono aspetta un attimo, superficie trasformata 3100, spazi pubblici 2600, 2300, però in effetti non è attrezzatura, è lì che è l'errore, è lì che l'errore, va spostato da attrezzature a verde, lì, ecco, questo è l'errore, ok? 2300, il Ma verde è 2300. sei sicuro, Fabrizio, che sei sono sicuro, Fabrizio? 2300? È troppo Perché mi sembra tanta 2300. roba. Non c'è 2300 metri lì, eh? O rifacciamo le misure, che vi devo dire, le misure che abbiamo, possiamo anche riprovare a misurarlo un secondo, però aspetta un attimo. Andiamo su Ma Google Maps. se, secondo me, dico, è ridondante il convenzionamento all'uso pubblico. Io non ho mai visto che una curia, una parrocchia abbia fatto pagare un biglietto d'ingresso per andare o in un campetto da calcio o in un campetto da tennis o nel verde. Quindi per me è ridondante scrivere convenzionamento con l'uso pubblico. Beh, non vivi a Viareggio, ci sono preti che fanno pagare per andare al campetto e prenotano paro paro come se fosse un privato. Posso fare anche nomi e cognomi di parrocchie che fanno pagare per Guarda entrare. Alberto, io ti potrei raccontare di un parroco che chiuse un parcheggio utilizzato da una frazione del nostro comune. Cioè, io ti sono nel cuore, nella maggior parte dei casi è come dici te, però, cioè, ora qui come dire, si fa una norma di carattere generale, no? Nel caso di specie il problema non esiste, diciamo, almeno nel presente il problema non esiste e non credo che si proporrà nemmeno nel futuro, diciamo, prossimo, no? Hai ragione te, allo stato I attuale è come campi, dici te. scusate, i Però non campi si sa sono mai nella circa vita, perché le 2300 cose rossi metri. cambiano nella vita. Comunque vi confermo che i campi, compreso il vialettino, sono 2400 metri No, da ma qui muro. c'è un elemento, posso dire una cosa, Fabrizio? Secondo me c'è un elemento di equivoco. C'è un campo esistente, no? Che non è 2300 metri quadrati. Poi c'è tutta quest'area piuttosto grande che noi una parte l'abbiamo individuata con F1, no? Per indicare un'attrezzatura legata al tempo libero e allo sport. Quindi poi dopo come la organizzeranno sotto il profilo Sì, ma progettuale è tutto è un quello altro che problema. vedete complessivamente colorato di verde è 2300. Esatto. Indica semplicemente la grandezza del verde, poi non è mica che, cioè il verde loro lo organizzeranno appunto con attrezzature come ritengono, insomma, faranno loro una proposta. L'osservazione, ve lo ricordo, è di pieno accoglimento, cioè qui non ce n'è divergenze fra l'osservante e il comune, ok? Quanto è alto il Colosseo attualmente? C'è da andare su Google. Sarà 6,57. Due piani. Sì, sono 2 piani. Quindi si incresce ancora di più in altezza lì. Per me viene un casermone, eh. Lo distribuirei più sul piano. Sì.
Ma perché abbiamo ipotizzato, scusate, qualche altezza ci abbiamo messo noi? E 10,5. ora quant'è? Boh, e non lo so, lo A chiedo. 6,50 perché sono 3 metri di ambienti, 3, 3, 6. Però guardate, qui c'è un aspetto secondo. Allora, io lo capisco qui che dice Riccardo, no? Tant'è che, insomma, andrà visto bene il progetto. Però tenete conto che quanto gli si è dato noi di ampliamento 300 metri quadrati in più, Fabrizio? Sì. Oh, No, allora, devo ma abbassare capito? l'altezza. L'altezza l'avevo lasciata perché nell'ipotesi che diciamo demoliscano, no? Possono andare un pochino più in altezza. Se invece pensiamo che comunque tanto demolire non demoliranno, allora il discorso cambia, capito? Perché un Allora, modulo? qui vabbè, però io dico anche questo: se non demoliscono, non andranno mai in altezza, no? Vi torna. Rileggiamo un attimo la scheda. Il punto è questo: questi 300 metri quadrati in più possono essere o riorganizzati ex novo, demolendo e ricostruendo tutto con 300 metri quadrati in più, cioè con un intervento di sostituzione edilizia, no? Sì, possono Allora Fabrizio scegliere. dice: in quel caso ha senso dargli un'altezza di 10,50 perché non è detto che il progetto sia peggiorativo, magari ingombra meno dal punto di vista della superficie, sfrutta un po' più l'altezza. E quindi può anche essere positivo, cioè magari si libera più spazio, no? In termini di rapporto tra vuoti e pieni. Se invece questi 300 metri quadrati li organizzano nell'ambito di un intervento di solo ampliamento, sostanzialmente, non possono metterli in altezza. Correggetemi se sbaglio, nel senso che verrebbe una specie di dente, no? Quindi presumibilmente se non fanno un intervento di ampliamento lo devono organizzare, scusate, se non fanno un intervento di sostituzione edilizia sarà un ampliamento laterale, sarà un Ma do ampliamento in super, cioè accanto, dove, dove è diciamo. scritto che no? No, perché no, io non vedo tutta la scheda, no? Ma c'è scritto che non possono andare in altezza con l'ampliamento? No, io stavo Perché? dicendo un'altra cosa, Manola, stavo dicendo come fanno a mettere 300 metri, 300 metri quadrati che fanno un pezzo, una sopraelevazione parziale Perché? facendo un Cioè. dente? Le norme mica lo escludono. Se presentano un progetto di sopraelevazione parziale, come sono Passa dal capitati i casi, ora non su consiglio, no? Passa dal consiglio. edifici specialistici, No, diciamo, dico, passa dal consiglio comunale, cos'è un piano attuativo, possiamo controllarlo? vediamo un attimo. No, c'è una convenzione. Ecco, allora magari questo sì che va cambiato, secondo me. Cioè, questo è da piano attuativo. Allora, se fanno un intervento di sostituzione edilizia, è da piano attuativo. Però vedi, l'incremento volumetrico c'è sia sulla ristrutturazione che sulla sostituzione. Sì, questo è chiaro, perché poi fa la Ora, però ristrutturazione. Fabrizio ha specificato, per la ristrutturazione è addizione volumetrica, per la sostituzione è incremento volumetrico. Quindi la domanda che faceva l'assessore Simone, no? Diceva... Cioè io faccio una ricostruttiva alla quale sommo l'addizione volumetrica, la posso mettere facendo una porzione di piano in più? Oppure Sì, perché no? no? No, ma io Sì. stavo, scusate, io dicevo un'altra cosa. Io dicevo, la preoccupazione di Riccardo era, attenzione che non ci venga un casermone, no? Mi sembra, correggetemi se sbaglio, che non si possa immaginare lì una sopraelevazione per tutto il corpo di fabbrica, perché gli abbiamo dato 300 metri quadrati. Quindi l'unico, diciamo, rischio che nessun progettista, diciamo, secondo me farebbe, però l'unico rischio teorico è un dente, no?
cioè che si prenda un pezzo di quell'edificio e si faccia una sopraelevazione parziale, creando non il casermone, ma una cosa che può anche essere persino peggiore, no? Cioè un dente brutto da vedersi. Allora dicevo, forse la miglior cosa per impedire un'eventualità di questo tipo, ammesso che possa essersi mai, ammesso che possa, diciamo, prodursi in concreto un rischio del genere, è forse il piano attuativo, il consiglio comunale, no? Perché se invece uno dice ingombro meno superficie e me la gioco con un'altezza maggiore di un piano solo, non è detto che sia peggiore, no? Dipende dalla qualità architettonica dell'intervento. Lì accanto c'è un edificio che lo vedevo prima su via Tarrabarrani, che è di 4 piani. Cioè, non lo so, poi su questo siete più bravi di me, Fabrizio, Manola, Alberto, Jacopo, cioè quelli che un po' hanno competenze tecniche. Cioè, io non me la sentirei di dire che nell'ambito di una riorganizzazione complessiva andare in altezza di un piano in più sia per forza una cosa brutta. Dipende da come lo Assolutamente, ma fai. scusate, ma lì perché dovrebbe essere una cosa brutta, no? Cioè, ci sono, intorno ci sono fabbricati anche più alti, non, io non ci vedo questo problema. Siamo davanti al centro storico dove c'è un'altezza di edifici mediamente anche di 3 piani. Di fronte ci sono, anche di fronte ci sono Sì, ma edifici a sono 4 tipologie piani. anche diverse, Sì, Fabrizio. però scusate, Della non si parte dice una storica, cosa che voglio è dire, la tipologia si era. veramente Punto. brutto. Scusate, poi ascolto. L'unica cosa che io dico è che non si deve ingenerare l'equivoco che si possa sopraelevare di un piano tutto quel corpo di fabbrica, perché 300 metri quadrati sono pochi e quindi non si può fare una sopraeleva, immaginare che lì ci venga, diciamo, il casermone che temeva Riccardo. Infatti, No, tu Simone, se giustamente ha fanno. avanzato un timore che va affrontato. Il rischio teorico è quello di un dente, Il no? rischio Cioè. teorico, ma non solo, ma io ti dico anche un esempio. Metti che loro lo demoliscano tutto, no? Come forse avevi detto te anche, e riducono la superficie coperta per ottenere degli spazi esterni da utilizzare e andare in altezza fino a 10,50. E chi l'ha detto che è peggio di ora? Tutto No, no, io non ho detto che è peggio, ti dico l'intervento è possibile, dicevo questo. Certamente, Non ho fatto valutazioni. Capito? certamente. Però. No, 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 no. E io non mi sento di dire che questo sia necessariamente negativo, no? Casomai mi sento di dire, mettiamo questo sì un piano attuativo invece che un permesso convenzionato, in modo che il Consiglio Comunale adotta, ci sono le osservazioni e poi approva, quindi con il massimo controllo possibile da parte del Consiglio Comunale. Simone, ma non è che il progetto unitario convenzionato il Consiglio Comunale non l'adotta. Anche il progetto unitario convenzionato, No, semplicemente un passaggio di sé. ma il Consiglio Comunale casomai approva la convenzione e basta. No, nel Non è che il progetto unitario progetto. convenzionato non è così, scusate, non è un permesso di costruire convenzionato. Questo è un progetto unitario convenzionato, è uno strumento attuativo previsto dalla legge che prevede un passaggio di conseguenza dell'intero strumento, seppur semplificato. Non è un permesso che allora il No, sto Consiglio dicendo Comunale. un'altra cosa, Fabrizio, sto dicendo un'altra cosa. C'è l'adozione, le osservazioni e l'approvazione? No, c'è solo l'approvazione. Oh, C'è allora solo l'approvazione. forse qui può essere utile mettere un piano attuativo, cioè mettere uno Su questo strumento. invece la penso un po' come Alberto, cioè stiamo parlando comunque della parrocchia, quindi voglio dire, cioè, sta facendo comunque un intervento di interesse pubblico, cioè che ci sia una fase anche di osservazioni mi sembra eccessivo, però se lo ritenete, cioè mi sembra, ecco, di aggravarsi, si chiede di aggravare gli adempimenti la parrocchia, il piano attuativo c'ha la VAS, c'ha il deposito delle indagini geologiche, c'è tutta una serie di cose che il progetto unitario convenzionato non c'ha, però. Fabrizio, però permettimi, come dire, la natura del soggetto ci assicura circa la bontà delle finalità, non è una garanzia di bontà del progetto architettonico, quello dipende dal professionista che scelgono, no? Cioè, quindi, Certo. ora, onestamente, non è che in Io base al soggetto le penso. finalità saranno sicuramente positive, il progetto architettonico speriamo scelgano, no, un professionista che faccia un bel progetto, quindi. Penso Siccome che se fanno una sia sostituzione edilizia è un intervento grosso nel centro storico, secondo me non è sbagliato prevedere il piano attuativo. Poi io mi rimetto alla commissione.
No, volevo dire anche faccio una una cosa. questione, Io stavo diciamo. guardando, Fabrizio, l'articolo 121, che non dice che è il Consiglio Comunale, dice il Comune approva il progetto unitario convenzionato ed il relativo schema di convenzione mediante Ma un unico scusate, atto. ma scusate, però Manola, se leggi qualsiasi altro procedimento di piano attuativo, ci è scritto il comune. Quindi, io qui sapete, si apre una giurisprudenza. No, ma è Esatto. competente il Consiglio, è fuori discussione, è competente il Secondo me. Consiglio Comunale. La differenza è che ci passa una volta sola, va bene? E invece col piano attuativo ci passa due volte. E forse, un intervento di questo tipo, se fosse, quantomeno se fosse di sostituzione edilizia, cioè, ora, se è un ampliamento solo di 300 metri quadrati, no, perché magari lo fanno laterale e il piano attuativo è eccessivo. Se Vabbè, fanno un te dici intervento. progetto unitario convenzionato in caso di sostituzione inizio con incremento volumetrico piano attuativo. Perfetto, perfetto, Mi perfetto. sembra io sono completamente d'accordo con Simone su questo aspetto qui, senza ombra di dubbio. Vabbè. Perfetto, la sintesi l'ha fatta bene Fabrizio. Se è solo un ampliamento, basta un progetto convenzionato. Se è una sostituzione edilizia, è bene che ci sia un piano attuativo. Dai, va Anch'io Simone bene. sono d'accordo con te, augurandomi sempre più spesso che la qualità architettonica vada di pari passo con i procedimenti, nel senso che non è garanzia neanche il tipo di procedimento della qualità architettonica. E Fanosa più bella del Colosseo attualmente non mi sembra tanto difficile. Va bene. Ah, commissione, chiedo scusa, io avrei bisogno di staccare 5 minuti prima, non 5 Vabbè, minuti prima. No, ci abbiamo nel mezz'ora. senso che alle 6 c'è un'altra riunione, se no non ho proprio il tempo materiale di passare Vabbè. da una all'altra. Ok, allora, osservazione. Bisogna Graziano. richiamare Graziano, Ah, eh? giusto, Giusto, lo chiamo Graziano. subito. Quindi finiamo a 5 alle 6. Sì. Sì, vi chiederei se è possibile almeno il tempo di passare dall'una all'altra riunione. Allora. Osservazione 596. Siamo al Lido di Camaiore in via Mincio. Sostanzialmente si chiede di introdurre una scheda norma facendo presente che qui c'era un vecchio progetto che poi non è andato avanti. Credo, tra l'altro, lo segnala la commissione, Manola, correggimi se sbaglio, che qui ci siano stati anche una vicenda legata a una procedura. Credo fallimentare o comunque esecutiva, cioè che il progetto che fu approvato poi non è andato avanti per ragioni, insomma, di un certo tipo. Però, insomma, questo conta il giusto. Diciamo, l'istruttoria dell'ufficio è di parziale accoglimento rispetto a questa richiesta di scheda norma. Allora, è la T1.13. Vedete, la proposta sarebbe quella di una superficie fondiaria di 3.600 metri quadrati che si traduce in 180 metri quadrati di residenziale. Per numero unità abitative, secondo me qui c'è scritto due, ma è un errore. Secondo me sono tre perché c'è scritto unità immobiliari massime con dimensione non inferiore a metri quadrati 60. Ah no, vabbè, potrebbe, però insomma, non torna granché.
Fabrizio, è un errore 2 oppure volevi mettere 2? No, perché rispetto alla dimensione di 60. Comunque, la proposta è 2. Poi, Perché uno può fare quel classe da 90? sì, no, certamente, certamente, assolutamente No, sì. No, ma era passato troppo. no, non è un errore. Abbiamo deciso all'Ido, sapete Ok, che. a posto. Poi parcheggi 1400 metri quadrati e 2200 metri quadrati di verde attrezzato. Andiamo a vedere la parte perequativa. Allora, vedete, realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione primaria e della nuova viabilità di. Ma perché a me mi c'è cascato l'occhio? Ma Fabrizio, qui c'è qualcosa un torna, secondo me. Come fanno loro a farci? A occhio, poi se dico una sciocchezza mi fermate. Ma come fanno loro a farci tutta sta roba pubblica in cambio di unità di 2 unità immobiliari? Non è sperequato a vantaggio del comune in modo. Ma da là. Siccome ci abbiamo No, ma, messo realizzazione e cessione. no, ma c'è anche una parte. Qui ci siamo scordati la parte commerciale e direzionale. Allora, Ah, aspetta ecco, un c'è cioè un. Cioè, attimo. C'era perché. una parte anche direzionale e commerciale. Che più è? È la TU 1.13. Qui oltre al residenziale c'è anche un dimensionamento commerciale e direzionale. Vabbè, allora la risistemi, poi la rivediamo, ce lo segniamo, eh? Sì, devo controllare qualche quantità. No, ma io ce l'ho, è 1000 metri, scusate, io ce l'ho Ma dov'è? 180. Ma dov'è? Io non l'ho letta io. Ma c'è È scritto, eh. 1000 metri. Ah, scusate, è un errore mio, è un errore mio. Fermi, Direzionale di chiedo venia a tutti. servizio in tutto e in parte anche commerciale a dettaglio. Chiedo venia, ora mi torna, se non tornava. Ok, Ma è la colpa è mia. Ho letto bene, oh, scusate. Fabrizio, Sì. scusami, lo puoi correggere l'errore residenziale direzionale di O servizio? C'è un errore lì di battitura, l'ho visto. La suddetta direzionale e di servizio. Dove lo trovi l'errore? Scusa, a che punto? Quando parla di qui, quando parla residenziale Ah, direzionale. sì, l'ho visto, Ok. sì, ok. Vai. Ecco, ora mi torna, nel senso che torna anche, no, l'aspetto, diciamo, perequativo. Quindi, ricapitolando, 180 metri quadrati di edificabilità residenziale, 2 unità immobiliari, 1000 metri quadrati di direzionale di servizio, in alternativa possono anche diventare commerciale al dettaglio. Qui secondo me va precisato che però non deve essere. Ci va messo il solito limite, Fabrizio, quello Esclusione, con esclusione la media struttura di vendita. alimentare, no? Sì. E niente, avete visto la parte perequativa, il disegno è quello che si è visto prima nella pianta, 2200 metri quadrati di verde e 1400 metri quadrati di parcheggio. Vi sottolineo una cosa, se si può tornare sulla planimetria, che secondo me l'aspetto più interessante di questa previsione, che secondo me appunto è interessante in queste forme proporre sotto il profilo dell'interesse pubblico, è la creazione di questo verde lungo il corso d'acqua. Vedete? Cioè, questo secondo me è l'aspetto più interessante, cioè che si evita, diciamo, no, che si crei una saldatura del territorio urbanizzato col corso d'acqua e si crea un ambito verde lungo il fiume, insomma, che ha un suo significato. E quindi in questo contesto si spiegano i due piccoli parcheggi a servizio di quest'area verde. Questo mi sembra l'aspetto di interesse pubblico. Ma dove Simone, sono? ci sono mica vincoli idrogeologici qui, visto che c'è un corso d'acqua?
Allora, ci sono sicuramente, Michela, le regole sulle distanze, ma qui non ci sono problemi perché insomma, l'intervento è concentrato lontano dal corso d'acqua. Appunto, Ora, ma il io non ho capito, livello scusa, di il corso d'acqua. pericolosità qui non te lo so dire esattamente qual è, andrebbe vista la carta. Ti posso semplicemente dire che quello è un aspetto che si sovrappone alla previsione urbanistica, nel senso che delle due l'una, o il vincolo, o diciamo, o il livello di rischio idraulico ti consente l'intervento a certe condizioni, e allora tu lo fai con la messa in sicurezza del caso. Oppure non te lo consente, allora non lo fai. Ok? Credo che non ci sia un livello di rischio che impedisce l'intervento perché in questo caso ce lo avrebbero segnalato. Però ecco, l'aspetto urbanistico è una cosa, il rischio è un altro. Non so se l'ufficio su questo vuole aggiungere qualcosa, Manola, Fabrizio. Vorrei riguardare le perequazioni. Sì, ecco, qui se c'è una valutazione, diciamo, di interesse pubblico positiva, secondo me l'interesse pubblico sta nel creare quell'area verde vicino al fiume e l'aspetto poi appunto da valutare adeguatamente è l'aspetto perequativo. Dopo andiamoci con la carta perché io non ho capito bene dov'è questo intervento da fare. Fabrizio, scusa, c'è un errore d'ortografia. A prescrizioni, l'ultima riga, are, c'è scritto e re di sosta, manca una. Due volte del fosso, vedi, aperti con termini al fosso del fosso. Valde? Scusate, uno scrupolo. Nel concetto di opere di urbanizzazione primaria ci rientra ovviamente anche la F1, giusto Fabrizio? Scusa, stavo facendo le correzioni e quindi non ti ascoltavo. Aspetta, del fosso l'ho visto e l'altra qual era, Manola? L'ultima riga alle prescrizioni normative di dettaglio, l'ultima. L'ho visto. Che dicevi, Simone? No, dico, è chiaro, no, che nel concetto di opere di urbanizzazione primaria ci rientra, come dire, sia i parcheggi sia il verde attrezzato. O no? No, non è chiaro. Forse è meglio scrivere realizzazione e cessione delle opere pubbliche, eh? No, c'è da aggiungere una voce, realizzazione e cessione delle aree a verde attrezzato. Mi sembra che l'equilibrio economico e No, finanziario ci vabbè, no, vabbè, no, scusa, ma Simone, infatti, no, però vedi sotto cessione delle aree destinate all'esazione a fascia verde attrezzata di corredo, quindi il verde è in cessione, invece la viabilità è in realizzazione, quindi quello che manca è realizzazione e cessione delle aree a parcheggio. Quindi Quindi, la logica è quello che che la strada manca. parcheggio. Delle strade parcheggi le realizzano e le cedono, il verde ce lo cedono e basta. Quindi, la cosa che va valutata sotto il profilo perequativo è se è corretto che il verde ce lo cedano e basta, o se invece è il caso di farglielo realizzare. Questo va valutato sotto il profilo perequativo. Giusto? Scusate, ma parcheggi dove sono? Dove si vede sulla carta. No, ho capito, ma Sono lì dove è due. scritto che devono fare i parcheggi, non l'ho visto io. Ah, no, manca Riccardo, infatti va aggiunto. Lo sto aggiungendo. Realizzazione e cessione dei parcheggi e dell'area di sosta delle due aree di sosta e parcheggi poste rispettivamente su Via Vinci e Via Rossini. Scusa Fabrizio, ma invece quando parlavi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della nuova viabilità,
cosa facevi riferimento? Allora l'ho È visto la male io. nuova viabilità e tutta la fognatura, tutto quello che gli serve, perché quella è una viabilità, essendo una viabilità di raccordo, vedete, non è solo di servizio di insediamento, raccorda due strade. Quindi oltre a fare la strada ci vanno messi sotto tutti i sottoservizi, fognatura, acquedotto, cioè ci va fatta tutta l'urbanizzazione proprio. Possiamo tornare sul disegno? Ah, ok, è l'arancione, è l'arancione. Sì. Ah, me lo dite dove si trova questo? Io non riesco a capirlo. Mi ci fate andare con Google? Io non riesco a capire Quindi va capito se il verde è corretto, chiedergli che lo realizzino. Oppure basta la cessione? Bisogna fare una valutazione perequativa di quel tipo lì. è vicino a Via del Paduletto, laggiù dove c'è il centro artigianale al secco, davanti all'ospedale, al mercato. Magazzino di Gaia. Cioè, dove ora non c'è niente. È un'area residuale proprio. No, ma lì l'aspetto interessante è la creazione di un verde Non solo, ma c'è addosso. anche una parte che è degradata, Simone, perché lì c'era stato fatto un primo intervento e poi è stato tutto. Vedete che c'è un rudere? Cioè, è un fabbricato iniziato e mai finito, con tutta una serie anche di robe da ammucchiate. Perché lì. Riccardo, io credo che qui ci sia stato di mezzo un fallimento o qualcosa del genere, capito? Esattamente, esattamente. Quindi hanno iniziato l'intervento e poi probabilmente, credo, ora. No, ma allora, almeno a mio giudizio, l'elemento di interesse pubblico c'è e ripeto, a me convince molto l'idea di questo verde vicino al fiume. Ora va capito dal punto di vista perequativo, andrebbero fatti due conti e capire se, siccome loro fanno i parcheggi e la strada, che comunque è una strada di collegamento tra due strade pubbliche, quindi ha un uso pubblico, va capito se chiedergli anche la realizzazione del verde è troppo o no. Ecco, tutto qua. In gioco ci sono 1000 metri quadrati che possono anche diventare commerciale, questo ne va tenuto di conto, e due unità abitative. Forse è giusto chiedergli anche il verde, forse. Che ne dite? Io sì, sono d'accordo, ma Anch'io. non è che si colloca in un'area dove è proprio residenziale, di faccio tutto il commerciale che crea, no, crea dei problemi a chi vi risiede. È difficile dirlo perché, per esempio, se invece facessero degli uffici, cioè io immagino che una cosa bellina sarebbe che sono i negozi a piano terra e uffici ai primi piani, capito? Qui risiamo come al solito. È chiaro che qui occorrerebbe una progettazione molto attenta, però diciamo è al completamento di un quartiere. Se vedete, è rimasto l'unico buco in un quartiere dove ci sono comunque le scuole, c'è la viabilità. Quindi, se si riuscisse a fare qualche negozio, un po' di uffici con del verde dei parcheggi, anzi, darebbe vitalità a questo posto che in questo momento è poco più che un'area, diciamo, dormitorio. Sì. Fabrizio, ti posso fare una domanda? Ma Sì. loro avevano chiesto proprio il commerciale 1000 metri quadrati, non te lo ricordi? Bisogna controllarlo. Cioè l'hanno chiesto Loro avevano loro nell'osservazione. chiesto, Simone, loro avevano chiesto tanto residenziale e poco commerciale direzionale, però come ben sai noi di residenziale ce l'abbiamo poco a disposizione, quindi Però tieni diciamo. conto, siccome ho capito quel che vuol dire Riccardo, no? Cioè, se fanno come dici te un conto, se fanno una media commerciale di 1000 metri quadrati è un altro, insomma, la viabilità è quella che è. La Cioè, viabilità teniamo, è quella. no, io voglio dire questo anche a te e alla Manola e alla Commissione. Teniamo conto che noi abbiamo messo da parte, ora una serie di osservazioni le abbiamo messe da parte, no? Quindi Sì.
Ci sta anche che un po' più di residenziale sia disponibile e magari sia giusto collocarlo lì per i motivi che dice Riccardo, no? Cioè Se magari. noi recuperiamo, ci avevo già pensato, se noi recuperiamo un po' di residenziale al Lido, in funzione del fatto che quei due o tre lotti che ci sono, che riteniamo siano superflui per motivi di interesse pubblico, allora qui varrebbe la pena di, siccome questo invece secondo me è un intervento interessante perché va ad accordare anche la viabilità di ingresso alla scuola, eccetera, si può recuperare quel residenziale dando un po' più di residenziale e riducendo la parte commerciale direzionale, questo sì. Ma una cosa, Fabrizio, se è possibile tornare sul disegno della previsione, ipotesi, insomma, di disegno della previsione, e poi anche, ecco. Ok. E poi volevo capire una cosa, in questi casi, no, quando riusciremo a aver definito il dimensionamento di funzione per bene, un'indicazione tipologica ha senso darla? Ma se vogliamo, sì, diciamo ci credo Dovrebbe poco. essere. Dice l'indicazione Ha in linea. senso voler dire quello e te mi rispondi che credo poco, quindi va bene. Ho No, capito. ma no, Indicazione tipologica. ti dico perché. Perché è chiaro che qui dovresti fare degli edifici in linea con fronti allineati lungo la nuova viabilità, no? Dopodiché, diciamo, i nostri colleghi, io vedo che li interpretano sempre in maniera molto bizzarra, ecco, diciamo, cioè te, la linea poi è un modo di dire, capito? È vero che se te poi guardi il manuale dell'architetto è una cosa ben precisa. L'unica cosa che potrebbe dire è mantenimento dei fabbricati con l'allineamento lungo la viabilità esistente. Questo si può aggiungere, per esempio. Mi dici una cosa, Jacopo, che intendevi per funzione tipologica? Sì, perché voglio dire, ora, è una domanda in generale questa, si potrebbe porre anche in altre questioni e in altre osservazioni, più in generale proprio nella materia, no? Allora, quando si prevede un nuovo impiego di suolo a funzioni residenziali piuttosto che direzionali o commerciali, la questione della tipologia può essere importante, capito? Perché è quella che determina, è un'indicazione che determina il fatto che ci sia un certo andamento, per esempio, delle quinte verticali su una strada, oppure un casermone, oppure delle villette a schiera, oppure insomma, un certo tipo di disegno urbano, capito? Non è soltanto il come disponi lo spazio pubblico che ti determina lo spazio urbano, ma anche l'indicazione che dai a chi poi deve fare una trasformazione fondiaria. Ora, è chiaro che in parte gliela dai già quando dici numero di unità, no? Il numero di unità è che quella è un'indicazione ben precisa. Dopodiché ti puoi anche spingere a dire sì, di una tipologia edilizia particolare, che può essere la casa a schiera, la casa in linea, nel caso si parli di residenziale. Mi domando quanto abbia senso. Infatti Fabrizio dice, ha senso? Boh, cioè, è una garanzia limitata, ecco, diciamo questo. No, secondo me ha senso. Quindi, chiedo scusa Presidente, cerco di provare a fare una sintesi. Mi pare di capire che potremmo, e ecco, chiedo attenzione perché questo è un passaggio importante, noi potremmo, diciamo, recuperare un pochino di residenziale diminuendo la parte commerciale, onde evitare, diciamo, che si crei il rischio che dice Riccardo, cioè nasca magari una media commerciale che induce insomma, un traffico che magari su quella viabilità lì non potrebbe creare problemi. Quindi di aumentare la quota del residenziale in modo tale che se poi nasce una parte commerciale sia di piccolo commercio al dettaglio, no? Se capisco bene, questa potrebbe essere un'indicazione. A quel punto, a maggior ragione, non vedrei problemi a inserire nella parte perequativa la realizzazione del verde. Perché aumentando la quota residenziale, forse l'intervento è anche più fattibile, no? Per certi versi rispetto alla zona. E quindi ci sta, secondo me, chiedergli che realizzino anche il verde attrezzato. Questo significa, lo dico ai commissari, che quando andremo a valutare le osservazioni che abbiamo lasciato nel limbo, lo dovremo fare, diciamo, sulla base di un dimensionamento sul residenziale che Fabrizio ci dirà e che in parte stiamo utilizzando qui per, diciamo, raggiungere l'obiettivo di una migliore indicazione funzionale rispetto alla parte privata. Non so se sono stato chiaro.
E però, come diceva Fabrizio, questo ha senso perché questo progetto ha un senso di interesse pubblico chiaro, no? Io non l'ho detto all'inizio, l'ha detto Fabrizio meglio di me. C'è anche la scuola qui vicino, cioè non c'è soltanto l'aspetto del verde pubblico, c'è anche l'aspetto, no, di una viabilità di collegamento di un sistema di parcheggi vicino, vedete, all'F3 che si vede qui, eh? Io voglio dire un'altra cosa. Quella l'area verde che dici, no, Simone? Ma Sì. arriva fino alla via del Secco? Cioè, vedi, qui si taglia un po', non riesco a capire dove arriva. Mincio, è via Mincio quella che non è via del Secco, siamo L'area fra via Mincio. verde, sì, l'area verde la fai lungo il fiume e arriva dove fino l'area verde? A via Mincio. A via Mincio in basso e in alto alle ottiche ci sono che danno sulla via Ah, Donizetti. ecco, non è che arriva fino a Via del Secco, no? Pens No, ci sono le case dopo, No, Riccardo. infatti, volevo dire, è un tratto che poi finisce contro delle case, Sì, ecco, volevo capire. no, l'unica cosa, Riccardo, ci possiamo tornare un attimo su Google Earth? Vi volevo far vedere una cosa. Lungo il posto, forse. Cioè, lo Vedete, vedete è che collegato alla previsione l'ambito. di sopra. No, io volevo dire questo, un ambito, diciamo, di percorso, chiamiamolo lungo il canale, no? Lungo il corso d'acqua c'è. Quindi qui, diciamo, la cosa interessante potrebbe essere che quest'area verde, no? Poi si inserisce anche in una forma di riqualificazione di quell'argine lì, che Appunto, magari. Simone, ma non solo, abbiamo già visto là sopra, c'è un'altra previsione che rifà una fascia uguale. Quindi Esatto. si crederebbe tra Via del Secco e Via Mincio tutta una fascia È quello verde che ti dico lungo il io. fiume. Allora arriverebbe a Esatto, completare tutto il percorso. Ecco, sì, volevo capire questo. Ti ho esatto. detto, va arriva fino a Via del Secco. Ma No, così. ma no, vabbè, c'è un'interruzione nel mezzo, ma però lungo l'argine ci sono i famosi 5 metri utilizzabili, capito? Esatto. Volevo dire questo, io volevo dire. Ah, Esattamente, sì, è vabbè. così. Va bene. Simo, si può interrompere perché dopo. Direi che anch'io perché in 7 minuti si guarda poco. Va Scusate, bene. avevo chiesto di intervenire, volevo dire una cosa, eh. Manola, dici. Vai, vai. No, guardando Google Map, io ho visto che ci sono anche delle alberature che secondo me sono interessanti, che potrebbero quindi, cioè, vi chiedevo, secondo voi, se non è il caso magari di dire che l'intervento deve eventualmente prevedere anche la tutela più possibile delle alberature esistenti. Non ho idea delle loro situazioni, però a vedere mi sembra che sia delle chiome folte, insomma, cioè probabilmente sono delle alberature di una certa consistenza che potrebbero concorrere all'obiettivo anche di creare, no, quest'area verde, insomma, in qualche modo è già come se fosse realizzata. Ecco. Io sono d'accordo, magari mettiamocelo in una forma che lascia aperta una Anch'io flessibilità sono d'accordo. progettuale. Sì, certo. Fabrizio? Sto guardando che alberature sono. Non riesco a capire, però ce ne Perché sono. alcuni sono pini, come sapete, pino, altri invece sì, su alcuni c'è un platano, c'è. Pioppi, Sì, c'è un pioppi, pioppi. po'. Io direi che diciamo di quelle cioè di valore autoctono, perché il pino, diciamo, in via teorica andrebbe evitato, ecco, capito? No, Il andrebbe pino può evitato però essere nella memoria storica, perché ricordati che il litorale aveva pinete e lecete, eh? Cioè ci sono carte storiche antiche che ti fanno vedere che c'erano sia pini che lecci. sì, Tant'è che. ricordiamoci anche delle strade al lido come sono conce grazie ai pini, eh. Vabbè, ma questo non è una strada, Graziano. Cioè, se deve Ammorto. essere un'area verde, e se sono in buone condizioni, io non sono in grado
non ne ho idea, ecco. Mi ha colpito riguardando l'immagine da Google Map, ecco. Insomma, mi sembra che ci sia una massa vegetale interessante. Ove possibile cercare di tutelarla, ecco, di Ci ha mantenerla. messo come prioritario mantenimento delle alberature di alto fusto esistenti, va bene? Perfetto. Il pino per Graziano è divenuto un ricercato, No, Fabrizio, eh? te sei bravissimo, però io sarà che faccio l'avvocato. Usiamo una narrazione un pochino più, perché con prioritario mantenimento delle alberature esistenti, secondo come lo interpreti, cioè... Nel senso, come posso dire, lì andrebbe fatto, no? Credo, una verifica attenta del valore e dello stato delle alberature e poi sulla base di quello, no? Preservare il più Di possibile gli salvaguardare. elementi di valore. Ora, dillo meglio te Diciamo di me. con il mantenimento delle alberature di alto fusto esistenti di interesse ambientale, va bene? Solo quelle, va bene? Se è di interesse ambientale, se è di interesse ambientale. Sì, se di interesse ambientale e nei limiti, diciamo, delle condizioni, come si dice, di sicurezza, insomma, no? Almeno che un sia la paliziano, come dici te, allora non ce lo metti. Sì, dai, quello è. Dai, direi di sì. Lo strumento attuativo, che strumento è? Progetto unitario convenzionato. Vabbè, il consiglio ci passa, va bene, dai. Va bene? Ci aggiorniamo domattina? Ok, Bene, buona serata. alle Ok, 9. ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, grazie.